Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Intervista Fiume di Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport questa mattina.
tanti temi di cui parlare, ovviamente il mercato qui a Calcio Napoli 24 Live. Buongiorno da Vincenzo Credendino, buongiorno a Rita Cocca e a Ciro Novellino. Ciao Rita. Ciao Vincenzo, buongiorno a te, buongiorno a Ciro, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ebbene sì, il mercato oramai è alle porte, domani l'ultima di campionato in quel di Bologna, però andiamo con ordine, ricordiamo subito ai nostri telespettatori come fare per restare sintonizzati con noi fino alle 15 quest'oggi. Basta andare sul canale 296 del digitale terrestre oppure sul sito www.calcionapoli24.it. Ciro, la prima pagina già ieri sera del Corriere dello Sport, quando non siamo ancora riusciti a leggere l'intervista, già la prima pagina ieri sera ha scatenato subito un turbinio di reazioni, ADL boom. Grazie al nostro Marco Cissi in cabina di regia abbiamo anche la doppia inquadratura con il titolo di quella che è stata l'intervista fiume del patron: ho rifiutato 900 milioni, il Napoli non è in vendita, Quagliarella meriterebbe di ritornare qui, caso Insigne chiuso. E poi ovviamente ha parlato di acquisti, ha parlato del futuro di Ancelotti. Vi invitiamo a collegarvi su calcionapoli24.it per leggerla nella sua interezza. Ciro, partiamo ovviamente dal titolo: 900 milioni per il Napoli, Aurelio De Laurentiis, stando alle sue parole, li ha rifiutati perché il Napoli non è in vendita. Quanto vale secondo te il Napoli? Beh, innanzitutto buongiorno, un saluto a tutti. Quanto vale il Napoli? Precisamente non so dirlo, forse non 900 milioni di euro, però mi sembrano eccessivi. Però sappiamo il Milano quanto è stato valutato quando è stato venduto. Questo sì. Quella però fu una cifra, insomma, una trattativa che portò avanti Berlusconi per qualche tempo. E se non sbaglio, alla fine il Milan è stato valutato con delle strutture di proprietà, con un centro sportivo. Napoli fu valutato all'epoca 700 milioni il Milan. Appunto, quindi 900 mi sembrano effettivamente tantini, a maggior ragione perché non ci sono le strutture, a maggior ragione perché poi De Laurentiis nell'intervista parla di una persona che si è avvicinata a lui e che gli avrebbe proposto la possibilità di conoscerne un'altra ancora, che magari gli avrebbe offerto 900 milioni di euro. Quindi è un po' particolare come cosa. Poi si concentra ovviamente su Quagliarella, il discorso Quagliarella in pratica torna ad ogni finestra di mercato. Poi alla fine puntualmente non se ne fa nulla, anche perché stiamo parlando di un calciatore. Perché allora dice sarebbe bello portare Quagliarella al Napoli? Ma perché effettivamente potrebbe essere lieto fine. E poi perché usa il condizionale, cioè sarebbe bello. Ci sono delle difficoltà nel portare Quagliarella al Napoli, credo nessuna. Secondo me invece sostanzialmente la difficoltà è una. Ti dice di no? Quagliarella non ti dice di no. La Sampdoria non ti dice di no. Non so se la Sampdoria non ti dice di no. Cioè, la Sampdoria perde il suo attaccante principe, è vero che il prossimo anno dovrebbe poi ripetersi e fare gli stessi gol di quest'anno e diventa complicatissimo, però non credo che la Sampdoria si libera di Quagliarella. È club che nel momento in cui vai ad offrire 2 milioni per un 36enne è club che dovrebbe sparare. Questo sarebbe qualcosa di insperato. Questo è vero, però non lo so, io penso che sia complicato onestamente che Quagliarella possa andare via dalla Sampdoria tranquillamente. Poi bisogna anche capire se effettivamente c'è la volontà di portarlo a Napoli, perché effettivamente il Napoli ha bisogno di un attaccante e noi lo sappiamo questo, l'abbiamo sempre saputo, da affiancare a Milik al di là di Dries Mertens. Lui potrebbe ricoprire questo ruolo, in quanto comunque l'età è avanzata, in quanto comunque è un calciatore che si allena sempre al massimo, un calciatore integro, un calciatore forte, nonostante appunto l'età. Accetterebbe sicuramente di ritornare a Napoli, perché la scorsa volta sappiamo tutti come andò a finire. Il saluto fatto in occasione del gol, poi la rottura col Torino, comunque gli applausi con la Sampdoria della scorsa stagione, sono tutti segnali di una città, di un tifo partenopeo che riabbraccerebbe il suo 27. Però effettivamente è un qualcosa secondo me di un poco complicato. Poi si parla di Ancelotti nell'intervista, perché dice De Laurentiis: noi ci rivedremo il 31, andremo a festeggiare a Capri il suo compleanno, quindi si pensa anche a quella che è la festa, tra l'altro tralasciando un po' e glissando su quelli che sono gli argomenti delegati al calciomercato. È anche vero però, caro Vincenzo, che insiste De Laurentiis nel dire cosa che noi eravamo allo Stadio San Paolo in conferenza stampa nel post partita contro l'Inter, lo abbiamo appunto anche chiesto ad Ancelotti dei ruoli nei quali andare ad acquistare, insiste De Laurentiis e dice prenderemo terzini e attaccante.
con i centrocampisti è un po' più complicato. Io in settimana ho scritto un editoriale proprio su questo aspetto, perché a mio avviso serve anche a centrocampo ma qualcuno, ma proprio perché è una questione numerica, perché in questo momento ce ne sono soltanto 4, perché comunque ci sono le voci sempre forti su Haaland nel Paris Saint-Germain, perché ci sono voci sempre più insistenti anche su Amadou Diawara, anche se attraverso te qualche tempo fa abbiamo saputo che al momento non ci sono appunto offerte concrete. Però è vero che 4 sono pochi, 2 sarebbero ancora di meno. Serve ovviamente portare a casa un centrocampista, forse addirittura anche 2. I nomi sono sempre gli stessi. Veretout, Fornale e Almendra sono forse quelli più accreditati a vestire la maglia. Caso Insigne chiuso, ha detto Aurelio De Laurentiis. Caso Insigne chiuso, beh, da quello che abbiamo visto al momento sembrerebbe di sì. Io non ci credo, però, onestamente, perché le vie del mercato sono infinite, le vie di Mino Raiola sono infinite, in grado di poter tirare all'improvviso fuori il coniglio dal cilindro e far sì che si possa tornare a riparlare di Insigne in chiave mercato e in chiave cessione. Ovviamente se la richiesta è quella del Napoli, cioè quella di 100 milioni di euro almeno, diventa sempre complicato. Se la stessa dovesse poi scendere e quindi avvicinarsi ai 60-70, lì diventa più facile poterlo cedere. Però io mi chiedo poi a questo punto, converrebbe al Napoli vendere Insigne per 60 milioni di euro? Secondo me no. Scusate, immaginavo insomma quelli che possono essere i risvolti legati al mercato. Conviene un discorso complicato da fare, nel senso che magari forse 60 milioni è una buona valutazione al momento per Lorenzo Insigne, vista la stagione, sia quella del Napoli. Vista la stagione, il Napoli secondo me aspira almeno a guadagnare almeno 20 in più. Sì, dice 100 per prenderne 80, dice 100 per prenderne almeno 80. Perché magari si basa probabilmente anche sui 60 che potrebbero essere arrivati in offerta. Noi sappiamo, perché lo abbiamo raccontato tempo fa, di questo interessamento dell'Inter, del fatto che comunque il suo procuratore Mino Raiola ha avuto un colloquio così informale con Mino Raiola. Non credo nel legato al contesto Icardi, però comunque un piccolo contatto c'è stato con Raiola, tra appunto Raiola e Beppe Marotta. Io credo che alla fine Lorenzo Insigne resterà almeno anche la prossima stagione all'ombra del Vesuvio. Ha fatto tanto per conquistarsi la fascia da capitano, perderla dopo soltanto 6 mesi sarebbe quasi una sorta di non un passo indietro ma qualcosa in più. Dice il Corriere del Mezzogiorno che c'è stata una telefonata tra Giuntoli e personalmente il calciatore dell'Empoli Di Lorenzo. L'offerta del Napoli è quella da 9,5 milioni e a questo punto possiamo ascrivere il profilo del terzino dell'esterno a quelli praticamente bloccati dal Napoli, messi in stand-by, valutati, e bisognerà capire se alla fine si deciderà davvero di puntare sul terzino. Dice il Corriere del Mezzogiorno, a sua volta sta prendendo delle informazioni. Io ha sentito anche qualche suo ex compagno di squadra. Sul nome di Di Lorenzo farei ancora una volta i miei complimenti al nostro Bruno Galvan, perché io ricordo un approfondimento di gennaio nel quale lui citò per la prima volta appunto Di Lorenzo, quindi un calciatore che probabilmente il Napoli segue già da parecchio tempo, e ancora una volta probabilmente ci abbiamo preso. E ti piacerebbe come profilo? Sì, è interessante, però il punto è che non lo so. Non è un po' simile a Malqui? Sì, ma anche abbastanza simile a Malqui. Ecco perché dicevo, secondo me forse non il profilo giusto, perché bravo sì, simile a Malqui, ma al tempo stesso a Napoli serve anche dell'altro. Cioè, se tu dall'organico decidi di far uscire due esterni come Elsie Yusai e come Mario Rui, devi sostituirli con due calciatori che sono superiori a questi. E Di Lorenzo quanto superiore è a Yusai? E soprattutto non ti serve un altro anche tipo di calciatore, perché se poi hai in organico due esterni come Di Lorenzo e Malqui, hai sul lato destro
due esterni che spingono tanto. Sumal, qui abbiamo visto che qualche miglioramento in questa stagione con la Curancelotti c'è stato a livello difensivo, ma non è ancora quel esterno destro basso che ti consente di dire ok, gioca mal qui, sono coperto in fase difensiva e in fase offensiva. Quindi a mio avviso servirebbe un giocatore che magari è anche bravo a spingere, ma al tempo stesso che possa essere bravo anche in fase difensiva, ma che lo debba già essere però. In Inghilterra, a proposito di terzini sulla fascia destra, sono sicuri. L'Independent dice milioni. Che ci sono 28 milioni pronti per Trippier. Sì. E allora il Napoli cosa sta cercando? Sta cercando un terzino da 28 milioni con un'esperienza in Champions League, con delle presenze in nazionale, o sta cercando Di Lorenzo? O entrambi? Li prendi con Trippier, un calciatore di livello assoluto, un calciatore che giocherà la Champions League, la finale di Champions League. Secondo me la giocherà la Champions League anche l'anno prossimo, ma con la maglia della Juve. Vedi che ti dico. Trippier? Mm-hmm. Dici che andrà alla Juve? Mm-hmm. Io mi auguro che invece possa venire al Napoli, perché è davvero molto forte, mi piace davvero tanto. Però è anche vero che, sempre dalla rassegna stampa di oggi, abbiamo appreso che Carlo Ancelotti ha fatto tre richieste sostanzialmente di tre calciatori importanti, tra questi Lozano, Trippier e non ricordo il terzo che si riportava nella rassegna appunto stampa. E beh, è arrivata una sorta di frenata, perché a livello economico queste sono tre trattative che sono troppo elevate a livello appunto di dispendio energetico, di sostanze, di finanze appunto. Quindi ci ritroviamo di fronte ad una situazione particolare. Non credo onestamente che sia stato deciso se ne prendiamo uno o non prendiamo l'altro, però potesse esserci l'opportunità effettivamente di prenderli tutti e due, Lozano e Trippier su tutti per esempio. Beh, io li prenderei, anche perché ieri c'è stato questo summit, l'abbiamo raccontato, a Castelvolturno, tra Ancelotti, tra Giuntoli, lo stesso Chiavelli, lo stesso Aurelio De Laurentiis. Il diktat è stato chiaro, è stato preciso: occorre intervenire sì nel mercato, ma occorre intervenire soprattutto in quello che è il mercato in uscita. Il Napoli adesso ha bisogno di districare quei innumerevoli situazioni che si sono venute a creare, e da quei calciatori che sono attualmente in rosa però non hanno trovato tantissimo il campo, e soprattutto i calciatori che sono attualmente in prestito. Certo, sì, perché ce ne sono tanti in prestito, perché c'è Inglese, perché c'è Grassi, che ha parlato questa mattina sul mercato, perché c'è Gigi Sepe, perché c'è Rog che è in prestito in Spagna al Siviglia. Comunque sono tante situazioni al di fuori del Napoli, che in questo momento comunque appartengono a Napoli, calciatori che appartengono a Napoli, ma al tempo stesso all'interno dello stesso Napoli ci sono calciatori come Diawara, come Onas, come Verdi stesso, come i due esterni che abbiamo citato, Yusai e appunto Mario Rui. Sono tutti calciatori che possono portare ad un bottino molto, 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 molto elevato, e quindi quelle finanze che ti consentono poi di poter operare sul mercato in maniera forte, decisa, e perché no, a provare, io lo ripeto, a portare a Napoli due calciatori come Lozano e come Trippier. Per me, ecco, con calciatori del come genere, come ti ho detto Juve, io stamattina volevo fare il pessimista, sì, ti dico Lozano PSG. Ecco, allora dependiamo Trippier e Lozano dai 60 nomi, siamo già scesi a 57. De Bernardi, come ben sai Ciro, De Bernardi è stupido, è esercizio insomma che non bisogna mai fare nel calciomercato, però fare delle possibilità, dare degli indirizzi, quello sì, nel senso che Lozano ha destato l'interesse del Napoli, al tempo stesso poi anche molti dubbi, oltre a quelle che sono delle difficoltà concrete economiche, oltre ai dubbi legati all'infortunio ci sono delle difficoltà concrete, vale a dire su un calciatore per il quale dibattono il PSG, per il quale si interessa lo stesso Manchester United, è difficile poi spuntarla sia dal punto di vista dell'ingaggio al calciatore sia dal punto di vista della cifra da offrire al PSG, che mi dicono sia addirittura provando a prendere 50 milioni, esatto, non più 40. Ecco, quello è quello il punto diciamo focale di tutto, perché se il Napoli prova a non pagare 40 milioni della clausola e PSV invece ne chiede 10 in più, che sono 50, beh, allora vuol dire che è normale, che va da sé, che il calciatore esce dai mirini appunto del Napoli. Il punto è che se non prendi Lozano poi là davanti, quale calciatore effettivamente può tornare utile alla causa azzurra? A quel punto effettivamente provi a prendere Quagliarella? Secondo me è un'operazione simpatia della quale il Napoli sta provando a realizzare. Io me lo auguro. Già l'anno scorso De Laurentiis proprio
durante un'intervista a Fiume disse: il mio più grande rimpianto è proprio Fabio Quagliarella. Quindi è già da un anno che comunque si lascia andare a dei complimenti a titolo gratuito a Fabio Quagliarella. Ricordiamo che comunque Aurelio De Laurentiis non è solito, non è avvezzo, diciamo, a lasciarsi andare così tanto, ecco. Credo che siamo pronti, sì. Da qui a qualche minuto, sì, ci siamo già, e allora diamo il nostro buon pomeriggio. È un piacere ritrovare il direttore del Parma, Daniele Faggiano. Buongiorno direttore, innanzitutto complimenti per la salvezza agguantata dai Lucali. Buongiorno a tutti. Direttore, una salvezza quest'anno conquistata a suon di partite anche spettacolari, soprattutto nella prima parte di stagione, quando sembrava ormai già messa in cassaforte, poi magari qualche passo falso hanno reso più interessante la lotta per la salvezza anche dal punto di vista del Parma, che tutto sommato però non è mai stata in dubbio dopo una prima parte di stagione davvero impressionante. Tu hai avuto mai qualche momento nel quale hai pensato stiamo perdendo la concentrazione? Da tanti, diciamo, la prima parte anche in realtà un'altra, perché il giocatore importante come Gatti invece che alcuni poi sono mancati tutti per grazie nel quadro del campionato di 18 partite. Poi la prestazione che potevamo iniziare c'è, perché con tutte quelle assenze pure 11 partite senza Giardino. E in effetti, insomma, la sorte non è stata particolarmente clemente con il Parma, però a questo punto possiamo dire comunque grandi complimenti per quanto fatto quest'anno. E a proposito però di Grassi, abbiamo anche sentito le sue parole questa mattina a Tutto Mercato Web. Ha detto: del mio futuro decide il Napoli. Ma il Parma ne ha parlato con il Napoli di Alberto, direttore? No. Alberto è venuto con un infortunio pesante, è stato domenica e ci dava una mano per salvarci. Esatto, tra l'altro. Tra l'altro è riuscito proprio ad entrare in un momento topico praticamente in quello che è stato poi la conquista della salvezza. Parlando sempre dei giocatori del Napoli, direttore, in passato ci hai detto prenderei del Napoli tutti, e in effetti insomma qualcosa poi sei riuscito a realizzare, sempre lo stesso. Però non chiedo al nostro regista di aumentare il volume del direttore perché non riesco a sentirlo bene. Questa volta mi dovrà pagare il Napoli. Questa. Però è il profumo della vita, diceva un vecchio spot, quindi insomma non ce lo dimentichiamo. A proposito. Direttore, allora veniamo a bomba, no? Su quello che è anche l'argomento inglese. Ancora. Direttore, ci sente? Sì, mi sento. Dicevo, allora a questo punto, visto che l'abbiamo anche introdotto, ci abbiamo girato intorno, l'argomento inglese è questione molto, molto interessante. Il Parma, ci puoi raccontare anche quali sono stati i meccanismi che hanno portato poi al cambiamento, o almeno così abbiamo letto in giro, di quelli che sono stati... Però quando c'è stato il mercato estivo, io avevo una verità cinese che hanno bloccato tutti i diritti di qualche giocatore in caso di tabella. Qui dopo abbiamo un riscatto non obbligatorio, alle decide che non ci possiamo permettere, con un costo di stato irrisorio. Però sì, cioè questo cambio da diritto ad obbligo è avvenuto automaticamente? C'era già una clausola inserita in questo contratto? Oppure. No, ok. Diciamo è stato un qualcosa in considerazione dell'infortunio anche di Roberto, immagino. No. Ah, ok, è perché direttore purtroppo non riusciamo a sentire, se può ripetere. Mercato estivo. Ok. C'era un obbligo in caso di salvezza con una CIS. Dopo è diventato un mercato libero con un corso di caso. Perché la mia lettera proprio Beccia, ci sono ancora le proprietà, loro la maggioranza era un gruppo cinese e non voleva fare questa operazione che avevano messo in tavola. Ok, adesso è... E ce l'ha un po' di rammarico, direttore, per questo poi cambio di strategia, visto come è andata? Secondo me. Abbiamo chiesto, direttore, noi dobbiamo fare le domande, direttore, dobbiamo dare... Ci ricordiamo le mani che facciamo un'altra tentativa, secondo me.
ecco, direttore, ce n'è un altro di calciatore ovviamente lì a Parma che ha fatto una stagione davvero molto importante, mi riferisco a Luigi Sepe. Per quanto riguarda il suo futuro invece? No, vedremo, ho detto, ma non è quello del giocatore, dobbiamo parlare dopo la fine del calcio del mercato, vedremo tutti con la società, che è ancora più parola di progetto, programma, budget, tutto. Quando sarà in fase vado a parlare di qualcosa di concreto, però parlo di aria qui. A livello personale, direttore, allora, sappiamo che comunque ad Amonas magari può piacerle. Ma piacciono pure quelli che ci ho io adesso dell'altro, certo. Che potrebbe, non li nascondo, che potrebbero ben figurare pure nel Napoli. E tra questi piaceri direttore rientra anche quello di Marco Rog oppure no? Esatto, io più che di piacere a questo punto parlerei proprio di un interesse almeno per provare a portarlo a Parma. Questo può essere. Avrebbe giocato. Esatto, magari sicuramente avrebbe giocato un po' di più. Adesso è un altro mercato in estate, quindi sicuramente si faranno altri tipi di valutazione, magari come spesso succede, però c'è da sperare che negli ultimi giorni si possa trovare una soluzione anche magari in prestito, perché no, di Rog al Parma. Questo è un qualcosa che potrebbe succedere magari nella generalità delle cose e non penso le dispiacerebbe, direttore. No, ma adesso io mi capisco, state facendo questo lavoro. Io adesso non sto facendo il mio perché devo pensare alla Roma e dopo il tavolo con tutte le trattative. Prima devo parlare bene con la mia società per sapere il budget, se no non è prendere i giocatori. Vorrei prenderli tutti, l'ho detto l'anno scorso, prenderli tutti del tavolo, però c'è un budget che devo rispettare. Ma dopo il rinnovo è aumentato anche il budget, direttore? Quale rinnovo? Di chi? Il suo, quello di qualche mese fa. No, lei è il rinnovo. Io ho rinnovato un anno, non faccio 3, 4, 5 anni. Per cui l'amore è giusto un altro anno dopo aver vinto due nazionali a Parma, no? Esatto, infatti l'abbiamo fatto i complimenti, se si ricorda. Non ho fatto nulla, anzi, potevo speculare di più su quello che avevamo fatto. Però a Parma è una società seria, importante. Io mi trovo bene, sento a casa. Infatti, io volevo sentire la sua, l'ultima per quanto mi riguarda, su un calciatore che lì a Parma è cresciuto tanto, io lo ricordo molto giovane, giocava nelle file della Juve Stabia, mi riferisco a Scozzarella. Quanto è cresciuto questo ragazzo? Perché comunque ha avuto un impatto comunque positivo anche nel massimo. Testa zero. Come testa zero. La testa è quella. Sarà contento sicuramente. Tanto come sì. Uomo ancora di più. Direttore, grazie. L'ho avuto a Prava, per cui sì. È uno che ho portato sempre e ci tengo e sono contento che lei rimarcato ed è un giocatore, un ottimo giocatore. Poi vuol dire la sua sempre, anche in Serie A ha dimostrato. Forse prima, me ne è arrivato prima pure per qualche sua mancanza. Direttore, grazie per essere stato oggi con noi. Grazie. Sempre un piacere voi, poter parlare con lei. Un saluto al direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano. Siamo andati un po' lunghetti, adesso prendiamoci subito 2 minuti di pausa. Torniamo tra poco con tutte le notizie esclusive qui sempre a Calciavoli 24 Live. La moca, la cocumella, il cuppetello, ognuno a Napoli tiene un segreto per fare un buon caffè. Anche io ne ho uno. Lollo Caffè. E con l'ollina diventa facile. È buono vero. Ragione, fa freddo, eh? Fa freddo. Ormai si passa direttamente dall'estate all'inverno. Antonio! Che è successo? Si è rotta la caldaia. Aia. Chiamate un tecnico. Ragione, io ci parlo con le caldaie. Permesso. Lui ci parla. Oddio! Non si sono capiti. Ma tu con la caldaia non ci parlavi? Ma la vostra parla cinese. Ci vuole una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti, completa di fornitura, installazione e collaudo a 20 euro al mese. E sono velocissimi. E per la revisione annuale della tua caldaia a gas, che cosa aspetti?
Con Corvino Impianti la manutenzione annuale della tua caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti, scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti, clima, riscaldamento, idraulica. Premio Malafemmana 2019, quindicesima edizione. Napoli premia i protagonisti dello sport e dello spettacolo. Una serata magica che accende i riflettori sulle eccellenze della nostra città. Premio Malafemmana, lunedì 3 giugno a Villa Doria. Femmana, tu sei una mala femmina, chi stuocce fatta chiamare, lacrime infamita. Femmana, tu sei peggio una vipera. E rieccoci, ben ritrovati in studio, Calcio Napoli 24 Live. Abbiamo ascoltato le parole del direttore sportivo del Parma, Daniele Fagiano, Ciro Novellino, Vincenzo Credino, Rita Cocca. Vi danno ancora una volta il nostro buongiorno e andiamo a dare il nostro buongiorno a Bruno Zandonati, agente di Paul Leriola, in collegamento telefonico. Buenos días, Bruno. Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Antes de todo, muchos cumplidos por lo que hizo Paul en ese año. Está bajo el ojo de todos. Su temporada fue muy, muy bonita. 37 caps, como dicen en Inglaterra. Dos goles, siete asistencias. Lo hizo de verdad muy bien. Está creciendo, el que tiene solo 21 años. Yo te voy a hacer unas preguntas en español y luego voy a traducir tus respuestas por los que nos siguen en italiano. Antes de todo, quiero saber más propiamente de eso, de su temporada. O sea, ¿cómo está creciendo? ¿Cómo está trabajando? O sea, ¿en qué dirías que está trabajando más? ¿En qué dirías que tiene que mejorar? ¿En qué dirías que son sus puntos más fuertes? No, Paul ha hecho una extraordinaria temporada. Ha jugado, la verdad, que un nivel muy alto. Después de tres temporadas en Sassuolo, donde ha jugado, salvo el año pasado por lesión, pero ha jugado prácticamente todos los partidos, siendo un chico del 97, está casi en 70 partidos de Serie A, que es algo muy complicado, muy difícil. Para un defensor joven, jugar en Serie A siempre es difícil, y él lo ha hecho muy bien durante estos tres años. Y este último ha jugado a un nivel, la verdad, que altísimo, ¿no? Ha tenido suerte, porque la verdad que los entrenadores que ha tenido Paul en Sassuolo han sido muy buenos y han apostado siempre por él. Este año especialmente el sistema de juego del equipo era muy bueno para él, porque era un equipo que ha jugado, la verdad, muy buen fútbol. Tácticamente y futbolísticamente, Sassuolo es un equipo que intenta jugar siempre la pelota, y eso para un jugador de las características de Paul está muy bien. Y después, Paul es un chico que tiene un físico privilegiado, un físico que le permite jugar en un carril muy largo, y después le permite pues tener las condiciones para poder jugar prácticamente en cualquier equipo que juegue un fútbol ofensivo. No sé si quieres traducir ya. Ya es bastante largo. Empiezo a traducir, Bruno. Gli abbiamo chiesto di raccontarci la stagione di Lirola, e
ci ha parlato ovviamente di quello che è stato il suo impatto, grande soddisfazione, 70 partite già in Serie A, con un'età molto molto insomma giovane, tuttavia soltanto 21 anni, fa molto bene in una squadra come il Sassuolo che appunto dopo 3 anni ha maturato questa sua attitudine offensiva sempre di più, e ovviamente questo non può che agevolare Paul. Perché? Perché ha un fisico, ci diceva Bruno, che gli permette di fare il lavoro del terzino in un certo modo, ed è questo che lo ha aiutato. Baco è se per fila, ora che già tiene 3 años e nel Sassuolo, dirías che sta listo por el nivel siguiente, vamos a decir, no sé, por la Liga de Campeones o también por la Europa League, por unas competiciones europeas. ¿Cómo te imaginas en ese momento su sí, procedimiento tema, de crecimiento, su proceso de sí, crecimiento? El tema importante es que Paul ya jugó Europa League, uh-huh. De hecho marcó un gol contra Atlético de Bilbao muy bonito, el primer gol de la historia de Sassuolo en Europa League lo marcó Paul. Uh-huh. Yo creo que él sí, obviamente está preparado para jugar en Europa, pero nosotros estamos muy tranquilos porque Paul está contento en Sassuolo. Sassuolo es una escuadra muy especial, donde el trato que tiene es muy muy bueno, el club los cuida mucho a los jugadores, y bueno, si hay que dar un next step lo va a dar sin ningún problema porque está preparado y tiene condiciones para ello, pero de momento estamos muy tranquilos en Sassuolo. Déjame traducir, Bruno, y abbiamo chiesto ovviamente rispetto a quello che è il futuro, cosa si aspetta, come immagina il suo processo di crescita adesso che ha disputato 3 stagioni con il Sassuolo, e abbiamo chiesto se lo immagina in Champions League, se lo immagina in Europa League. Lui giustamente ha sottolineato come già abbia calcato i campi dell'Europa League, segnando anche un gol contro l'Athletic di Bilbao. Se arrivasse il momento dello step successivo, chiaramente si dice pronto, però ci ha tenuto a specificare: guardate, noi con il Sassuolo ci troviamo abbastanza bene, Paul si trova abbastanza bene al Sassuolo, e quindi non c'è motivo per pensare eccessivamente a quelle che potrebbero essere altre situazioni. Ciro. Però, por otro lado, Paul sì? Tiene nivel para competir en Champions League, de eso no hay ninguna duda. Uh-huh. Y creo que, bueno, en algún momento va a dar el next step, ¿no? Claro. Pero con calma y paso a paso. Sì, ci ha detto già ha il livello insomma necessario per poter competere in una competizione come la Champions League. Sopra questo aspetto non ci sono dubbi, però sta bene anche con il Sassuolo. Ciro. È cresciuto tanto sicuramente grazie al lavoro di Roberto De Zerbi, tant'è che è entrato nel mirino anche del Napoli. Ecco, se ci sono stati magari contatti con il Napoli, perché da quello che sappiamo, in un certo senso, il calciatore piace tanto a Cristiano Giunto. Bruno, mi collega a Milano, te pregunta... Sì, lo entendi. Ah, lo entendiste, perfetto, entonces, a ti. Sì, no, il lavoro del mister ha sido espectacular, lo ha aiutato muchísimo. Il mister trabaja muy bien tanto la parte táctica como todo el trabajo con la pala y el trabajo de que los laterales ataquen mucho. Y sí, por supuesto que la opción de Nápoles sería para nosotros una opción muy bonita, pero a día de hoy Paul es jugador de Sassuolo y está tranquilo y de momento continuaremos ahí si no hay novedad. Bruno, Si puede repetir si hubieron contactos con el Nápoles. Me has dicho que no hubieron. No hubieron, ¿verdad? No. Vale. Voy a traducir. Gli ha chiesto Ciro Novellino di raccontarci anche l'influsso, l'influenza di De Zerbi sul processo di crescita di Lirola. Ci ha risposto Bruno. Ovviamente il mister è un
un tipo di allenatore che lavora molto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico, tattico, e quindi ha aiutato molto Paul nel suo processo di crescita. Smentisce contatti con Giuntoli, però apre a quello che sarebbe un piacere, ovviamente, poter giocare in una squadra come il Napoli. Sería un placer también poder estar entrenados por un entrenador como Ancelotti, Bruno. Sí, no. Carlo es un entrenador top y un entrenador muy especial. Así que eso siempre sería un honor y un privilegio, pero con mucha calma. No tenemos ninguna prisa. Paul es un chico muy joven y cuando tenga que llegar el momento, llegará. No hay ninguna prisa en ese sentido. Claro. Para mí sería muy... A mí me gusta mucho Napoli porque soy argentino. Ya. Yeah. Y para todos los argentinos... Los argentinos lo hicieron bastante bien aquí. Tienen suerte. Por eso. Yeah. Maradona y San Gennaro para nosotros son importantes. Para nosotros también, Bruno, te lo puedo jurar. Aquí también todavía hay imágenes de Maradona por la ciudad. Déjame traducir tu respuesta. Si ha detto, per quanto riguarda ovviamente la possibilità di essere allenato da Ancelotti, ovviamente un allenatore come Carlo Ancelotti può far bene con un allenatore con un profilo come quello di Rirola. Ci sarebbe sicuramente il piacere ad essere allenati da Ancelotti. Ma ribadisce ancora, non c'è fretta, occhio, anche se dal punto di vista di Bruno, essendo lui argentino, ovviamente ama Napoli, e, insomma, proprio per il fatto, ecco, questo legame che si è venuto a creare da Maradona, ma anche da prima, con quello che è stato tra Napoli e l'Argentina. Rita. No, più che altro mi chiedevo da che valutazione si parte, soprattutto anche per un aumento di ingaggio, più o meno su che cifre siamo, perché sappiamo che comunque Aurelio De Laurentiis ci tiene tanto anche a far rientrare e quadrare sempre i conti. Yeah, te la vuoi a poner más suave de como la historita, te va a pedir más o menos sobre la evaluación que hace el Sassuolo de Rirola. ¿De económica? Sí. No, yo creo que el valor de Paul, Sassuolo compró a Paul en, creo que eran 7,5 millones, y por tanto habría que ver cuánto lo quiere, pero no nos hemos reunido con Sassuolo para valorar el precio. Sassuolo es una escuadra que tiene muy buena vinculación con todos los clubes de Italia. Ya, verdad. Y normalmente los clubes hablan de uno con otro. Con Sassuolo siempre el trato es muy directo. Déjame... No hay una valoración económica de mercado a día de hoy. Claro, entiendo. Ci ha detto Bruno che all'epoca il Sassuolo l'ha comprato per 7 milioni di euro, quindi sicuramente adesso il prezzo del cartellino sarà maggiore rispetto a quella cifra. Para mí, Bruno, también el quizás el doble de 7 milioni va a pedir el Sassuolo. Sí, però esa es mi opinione. Meno, però no. No es nada oficial, porque claro, no hay claro. Una reunión con Giovanni, por tanto no hay ningún precio marcado ni nada. Non c'è una valutazione ufficiale, dice Bruno, più o meno forse potrebbe essere, sì, quello è il prezzo, circa il doppio di quanto l'ha pagato il Sassuolo, siamo sui 13 milioni di euro. Bruno, eso non so se me lo puoi desmentir, io lo voglio intentar lo mismo, perché la verdad es que sé que unos equipos de Europa, de otros equipos que juegan la Liga de Campeones, eso sí, han intentado ponerse en contacto contigo por Paul, también equipos de la Europa del Este. Sí, la realidad es que en el mercado actual hay muy pocos laterales y por tanto es una posición por la que siempre hay interés. Paul es un chico que tiene muy buenas características y que es joven y por tanto hay muchos clubes que están interesados en él. Pero no hemos avanzado con ninguno y por tanto a día de hoy somos jugadores de Sassuolo y estamos claro. Muy tranquilos en Sassuolo. Solo, bueno, déjame antes traducir, ya habíamos chiesto sí, obviamente sí. Di quello che è il suo il valore, no, di Rirola, apprezzato un po' in tutta Europa.
chiaramente molti club, e questo non ha potuto smentircelo, si sono interessati a Lirola. Perché? Perché in questo momento non ce ne sono tanti di laterali sulla fascia destra, e quindi è effettivamente un mercato fervente sotto questo punto di vista. Servono dei profili come quello di Lirola. Però su preferenza qual seria? Perché per esempio io escuché de Shakhtar, ma vamos a decir un nome in casualità. Su preferenza qual seria? Quedarse in Italia o intentare un'avventura nel extranjero? Paul ahora mismo las ligas a las que él podría ir son Italia, Inglaterra, España o Alemania. Entonces no Ucrania. No. Vale. A día de hoy. No. Paul tiene propuestas de, o hay interés de equipos importantes de estas ligas, y a partir de ahí veremos si se concreta alguna o Paul queda en Sassuolo. No lo sabemos todavía. No hay una preferencia entre extranjero e Italia de momento. Si pudiera estar en Italia, para Paul está muy bien, porque claro, está muy cómodo en el país. Y obviamente a él le gusta mucho Italia, se fue muy joven, pero por ejemplo jugar en España también es una cosa que le puede gustar. Su familia es de origen alemán, así que él tiene nacionalidad alemana y habla alemán, también podría ser una opción. Y obviamente España es el lugar donde ha nacido, y por tanto no descartamos ninguna posibilidad en el caso de Paul. Yo lo vi jugar unas veces contra el Nápoles y me ha impresionado mucho, así que yo también, o sea, está también en la sub-21 de España, o sea, lo está haciendo muy bien. Y te agradezco hoy, Bruno, por estar aquí con nosotros. Gracias y ayudarnos en nuestro análisis. A mí me gusta un montón y mucha suerte por el futuro. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Un abbraccio a te, un saluto a Bruno Zandonati, agente argentino di Paul Lirola. Ci ha detto, traducendo l'ultima risposta, che c'è una preferenza, nel senso ovviamente gli farebbe piacere magari restare in Italia, visto che conosce molto bene il campionato. Ci ha smentito tra l'altro lo Shakhtar, adesso non so se è stata una smentita di fatto, come dire, dettata dalla circostanza, oppure una... Saluta. Una smentita dettata dalla circostanza o come dire dal fatto che davvero non ci sia stato lo Shakhtar. Secondo me, insomma, a volte esistono nel calcio queste smentite fatte un po' così, però ad ogni modo ho fatto un nome a caso io ho fatto un nome a caso. Facciamo il nome a caso, lo Shakhtar. Lui mi ha detto no, non c'è la possibilità che vada a giocare in Germania, Inghilterra e Spagna. Ha detto in Germania gli piacerebbe perché ha anche delle origini tedesche, certo. Parte della sua famiglia viene dalla Germania, quindi non sarebbe male. Spagna è casa sua e ovviamente l'Italia la conosce, e quindi è un qualcosa che insomma non ha scartato, però la preferenza ovviamente restare in Italia, certo. non sarebbe male. A te piace? A me piace come giocatore, sì. Poi tra l'altro con De Zerbi è cresciuto. Fa il suo davvero... mestiere però Bruno, smentisce le contatti, deve fare. È un agente, quindi è normale che lui faccia questo. Però è cresciuto tanto Lirola, la mano di De Zerbi si è vista, è un calciatore comunque importante, è un calciatore che davvero può far bene, ha margini di crescita ovviamente molto 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 alti. Stiamo parlando comunque di un under 21, di un ragazzo spagnolo che ha approcciato bene al calcio, con il calcio italiano, ha avuto un approccio positivo e può sicuramente tornare utile in un organico di una squadra che punta a giocarsi le proprie possibilità in Champions League, a puntare a vincere magari campionato e Coppa Italia. Lui ci sta bene sicuramente, può tranquillamente avere un bel po' di spazio. Secondo me si può giocare le sue chance anche da titolare. Da titolare, esatto. Secondo me tranquillamente. Il Ancelotti lo vedete tranquillamente. Sì, sì. Sì, no, ma è uno di quei profili... Se la gioca con Marquì a destra. Sì, tranquillamente, se la può giocare tranquillamente, può avere tranquillamente le sue chance di poter fare il titolare. Sarei contentissimo se sulla destra avessimo il tandem composto da Marquì e Lirola. Marquì... Anche lui mi è piaciuto molto quest'anno, primo anno in Italia, ha fatto molto bene, ed è poi tra l'altro adatto, sempre a mio modesto avviso, a quello che è il dittamen tattico di Carlo Ancelotti. Andiamo adesso di nuovo al telefono, Luigi Guelpa del giornale. Ciao Luigi, ben ritrovato. Ciao a voi.
Luigi, vorrei sapere la tua opinione su quelli che sono, su quella che è adesso la questione più importante del mondo notizie in Italia. Forse lo sport riesce anche a trascendere la cronaca in questi casi, perché ci si interroga un po' tutti su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Che effetto ti farebbe vedere Sarri con quella tuta bianconera? Ma la Juventus ha individuato da tempo, come dire, profilo, l'identikit dell'allenatore che voleva. Io non più tardi di primi giorni di marzo ho già dato per scontato l'addio di Allegri. La Juve comunque avrebbe chiuso il rapporto con Allegri al di là di quale fosse stato il risultato. C'è questo discorso ancora in piedi, anche se viene smentito più parti, che riguarda Guardiola, ed è sicuramente un rapporto quotidiano che c'è tra alcuni dirigenti della Juventus e l'allenatore del Manchester City per cercare di convincerlo a venire alla Juventus. Definire Sarri piano B forse è un po' riduttivo, però sicuramente è quello l'identikit dell'allenatore che interessa la Juventus, cioè un allenatore che oltre a raccogliere risultati sia anche in grado di creare un gioco importante, un gioco spettacolare, e questo appartiene, questo tipo di gioco che la Juve chiede, che la Juve vuole, è prerogativa del allenatore, appunto, come Guardiola e come Sarri. Io sono dell'idea che la Juve continuerà a fare pressing su Guardiola almeno fino al 29 di maggio, e non è una data casuale, è la data della finale di Europa League, e a quel punto poi è chiaro che si giocherà carte ancora più scoperte e non si scappa da lì. Io non vedo né, se non si arriva a Guardiola la Juve va su Sarri, chiude con Sarri, non vedo né Pochettino, non vedo né Inzaghi, che probabilmente potrebbe andare al Milan tra l'altro, Simone Inzaghi, quindi davvero, sì, che impressione può fare? Io più che impressione può fare, la mia unica titubanza è legata ai trascorsi di Sarri, cioè Napoli, vederlo a Torino, quindi magari una frangia della tifoseria non lo accoglierebbe nel modo giusto, come accadde anni fa proprio a Torino per Carlo Ancelotti. Questo potrebbe essere titubanza. Per quel che riguarda invece la tipologia di allenatore, per l'uomo Sarri, per l'allenatore Sarri, sarebbe un'opportunità importante, che riuscirebbe a sfruttarla nel migliore dei modi. E aggiungo anche un'altra cosa, che poi Higuain tornerà a Torino, credo col suo mentore che possa anche diventare un giocatore nuovamente importante per la causa di Ancolea. Ecco Luigi, tu tra i nomi metti e tieni soprattutto caldi quelli di Guardiola, che è l'esponente, diciamo, del calcio più bello che possiamo, sì, appunto vedere esteticamente più bello. Esatto. E poi Maurizio Sarri, che è quello che in un certo qual modo ci si avvicina di più appunto a Pep Guardiola. Allora io ti chiedo, ecco, il cambio della Juventus del prossimo anno risiede proprio lì, la volontà di avere anche il bel gioco, quindi quelle che furono le parole di Allegri, io voglio, penso soltanto a vincere, il circo lo facciamo fare agli altri, in un certo qual modo sono parole che probabilmente non piacquero neanche ad Andrea Agnelli. Assolutamente sì, tra l'altro io credo che si debba utilizzare un verbo che forse Allegri ha usato, sembra quasi una bestemmia, perché poi Allegri ha vinto 5 scudetti, quindi. Però il verbo è osare, e questo è una cosa che alla Juve vogliono, che i piani alti della società di Ancolera vogliono, e questo è il calcio di Guardiola e questo è il calcio di Sarri. Ricordo sempre un episodio che riguarda la partita della Juventus giocata con l'Ajax ad Amsterdam. Quando entrò Douglas Costa, per poco non ribaltò la partita, a quel punto sul 2-1 forse sarebbe cambiato tutto. Molti si domandano perché Douglas Costa non entrò prima. Quindi osare, e questa è una prerogativa che, ripeto, Guardiola e Sarri, per la tipologia e per la mentalità che hanno da allenatori, conoscono molto bene. Forse Allegri da questo punto di vista è più un conservativo. È chiaro che sia Guardiola che sia Sarri, la Juve sarà sottoposta a un maquillage importante, perché dovranno arrivare giocatori importanti. Io lo so che sto parlando con degli amici di Napoli, ma sicuramente o Guardiola o Sarri un nome in testa ce l'hanno, che è quello di Koulibaly. Questo lo dico subito, sicuramente ci sarà l'assalto al giocatore del Napoli da parte della Juventus, che è la ricerca di un giocatore, di un centrale fortissimo di valore mondiale, e stiamo parlando di un giocatore
straordinario, che peraltro, e diciamo che la Juventus la Serie A come le proprie tasche, quindi è anche avvezza a dei colpi del genere, valorizzano anche il fatto non solo di andare a rinforzare se stessi, ma andare ad intebolire gli avversari. L'hanno fatto con Pjanic, con la Roma, l'hanno fatto con lo stesso Higuain, no, all'epoca con il Napoli. Il problema però è che stavolta, almeno per quest'estate, non so se la Juventus vorrà arrivare alle cifre che sta chiedendo De Laurentiis per Koulibaly, che sono davvero mostre come mai abbiamo visto qui a Napoli. D'altronde è giustificate, la volontà del giocatore, giustificate anche dall'aumento di stipendio, Luigi, che ha avuto Koulibaly. Adesso è diventata, tra qualche giorno, praticamente tra qualche settimana, Kalidou Koulibaly sarà diventato lui il calciatore più pagato del Napoli, 7 milioni all'anno, e a quel punto quindi De Laurentiis sarà anche legittimato per certi versi a chiedere è una cifra blu. Stiamo parlando di 130 milioni per il suo carattere. Certo, no, per carità, quello è vero. Ti dico questo, con le voci di Guardiola, la Juve ha guadagnato il 5,7% in borsa negli ultimi tre giorni, cioè ha incassato 168 milioni di euro. Quindi poi quindi dici che può anche permetterselo. Va visto anche quell'ottica lì. Koulibaly, sai, poi alla fine dipenderà da lui. Perché se lui vuole rimanere a Napoli non lo sposta nessuno, ma se lui vuole andare via da Napoli è difficile trattenere un giocatore che gli vale scontento una società, soprattutto una società che punta a livelli importanti come il Napoli. Quindi un altro giocatore su cui punta moltissimo sia Guardiola sia lo stesso Sarri è quello del ritorno di Pogba, sicuramente un altro elemento su cui entrambi gli allenatori punterebbero in chiave Juventus. Quindi insomma sarà un mercato molto interessante. Luigi, ma secondo te laddove dovesse arrivare Maurizio Sarri c'è la possibilità di vedere anche Jorginho oppure no con la Juventus, perché sembrerebbe essere uno degli uomini indissolubili, diciamo, dello schema tattico di Sarri? Sì, potrebbe essere. Teniamo conto che chi arriva ad allenare una squadra nuova normalmente si porta un uomo o due di fiducia dietro, quindi perché no, in maniera più assoluta. Però ripeto, sicuramente la Juve il primo intervento di mercato dovrà fare in mezzo alla difesa. Si è ritirato Barzagli, Chiellini è più un ragazzino, hai soltanto Bonucci, Rugani sulle patente nazionali non ha dato sufficienti garanzie e quindi si cerca un giocatore. L'alternativa a Koulibaly è lo signor benissimo Manolas della Roma, quindi sono quelli i giocatori su cui punta la Juve per mettere a posto la zona nevralgica della difesa, ecco. Luigi, grazie mille, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Anche a te, ciao Luigi. Allora, noi ci fermiamo, un breve istante di pubblicità, ci troviamo tra poco con voi fino alle 15, come sempre, in diretta con Calcio Napoli 24 Live. La moca, la cocumello, il cuppetello, ognuno a Napoli tiene un segreto per fare un buon caffè. Anche io ne ho uno. Lollo Caffè. E con l'ollina diventa facile. Buono era. Ragione, fa freddo, Fa freddo. Ormai si passa direttamente dall'estate all'inverno. Antonio! Che è successo? Si è rotta la caldaia. Chiamate un tecnico. Ragione, io ci parlo con le caldaie. Permesso. Lui ci parla. Oddio! Non si sono capiti. Ma tu con la caldaia non ci parlavi? Ma la vostra parla cinese. Ci vuole una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti, completa di fornitura, installazione e collaudo a 20 euro al mese. E sono velocissimi. E per la revisione annuale della tua caldaia a gas, che cosa aspetti? Con Corvino Impianti la manutenzione annuale della tua caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti. Scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti. Clima, riscaldamento, idraulica. Premio Mala Femmana 2019, quindicesima edizione. Napoli premia i protagonisti dello sport e dello spettacolo. Una serata magica che accende i riflettori sulle eccellenze della nostra città. Premio Mala Femmana, lunedì 3 giugno a Villa Doria. Femmana, tu sei una mala femmina, chi stuocce fatta chiamare, la grama infamita. Femmana, tu sei peggio una vipera.
Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
Rientriamo in studio con Calcio Napoli 24 Live. Prima di tornare dal telefono leggiamo qualche messaggino. Almendralina al Napoli, Lego Star Wars ce la svela così, l'ultima di mercato. Possiamo sbilanciarci con sicurezza, Ciro? Almendralina al Napoli? No, con sicurezza non ci possiamo sbilanciare ancora. Che al Napoli Almendra piace come, questo lo sappiamo, è un dato di fatto ed è un qualcosa che viene già dal mese di novembre scorso. A gennaio era praticamente fatta, poi l'infortunio, ha avuto qualche problema fisico, è il capitano della nazionale argentina Under 20, quindi è comunque un profilo importante, è giovane, che è tra i tre nomi per il centrocampo, forse trattati da Napoli insieme a Beretto e Fornal, questo è fuori discussione. Da qui a dire che sicuramente arriverà, non lo sappiamo ancora, perché balla comunque questa volontà da parte del presidente Angelici di avere l'intero importo della clausola rescissoria. Il Napoli invece ne offre quantomeno di meno, almeno una decina di milioni in meno, quindi bisogna capire se accordo appunto sarà, anche perché poi sul giocatore ci sono comunque altri club che sono interessati. Andiamo al telefono per dare il nostro buon pomeriggio a Monica Scozzafava del Corriere della Sera. Ciao Monica. Ciao, buongiorno a voi. Monica, questa mattina sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno abbiamo letto di tanti nomi accostati al Napoli, tra cui anche lo stesso Lirola, del quale abbiamo sentito pochi istanti fa proprio la gente e ci ha confermato quella che è sostanzialmente una preferenza rispetto a quella che sarebbe la soluzione napoletana. Chiaramente una squadra come il Napoli, un allenatore come Carlo Ancelotti non possono che far piacere al suo assistito. Però mentre parlava io poi pensavo ad un discorso magari più ampio, più programmatico che potremmo fare assieme a te, perché ci sono due tipi di profili che il Napoli va cercando, sia per quanto riguarda il ruolo di terzino destro e sia per quanto riguarda il centrocampo, perché mentre parliamo, che ne so, di Lorenzo, di Lirola, di profili più economici, chiamiamoli così, parliamo al tempo stesso anche di Trippier. Mentre in attacco parliamo, non lo so, di Lozano, poi parliamo dopo qualche giorno si parla per esempio di un profilo alla José Pérez, ma anche questo più economico. Quindi il Napoli come si sta muovendo? Sta provando a sondare una o più alternative o semplicemente si lascia un range aperto rispetto a quelle che poi saranno le cessioni e quindi magari incamerare qualcosa? Esattamente, io credo che la chiave sia proprio quello che hai detto, cioè il Napoli comunque deve considerare quelle che sono le uscite e quindi in base a quello naturalmente poi concretizzerà il suo mercato. Va da sé che il Napoli non ha necessità di vendere per acquistare, ma in base evidentemente alle cessioni poi si regolerà sulla portata dell'acquisto. Questo chiaramente in linee molto 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 generali, perché poi insomma questa sarà la stagione in cui, cioè, o meglio il mercato, la fase di mercato in cui noi capiremo anche l'incidenza, no? L'influenza, come la vogliamo chiamare, diciamo, sulla costruzione della squadra di Carlo Ancelotti. Quindi per noi è anche un po', come dire, una sorpresa, no? Carlo Ancelotti, che il solo fatto che Carlo Ancelotti, come dire, faccia riunioni di mercato, perché quello di ieri è stato un summit di mercato a casa propria, significa che naturalmente lui è nel vivo di queste operazioni. Il Napoli si cautela, il Napoli come sempre percorre più piste, poi diciamo rispetto a quella che è la praticabilità, no, di queste piste poi si regola, però insomma mi sembra che sia impegnato su più fronti e soprattutto diciamo anche perché i ruoli sono più d'uno, quindi è evidente che si sta lavorando e anche alacremente. Laurentiis che si sbilancia e non poco. Scusami, dice, non ti ho sentita. Mi senti adesso? Sì, adesso sì. Ah, perfetto. Dicevo così, Aurelio De Laurentiis che si è sbilanciato davvero tanto quest'oggi nell'intervista del Corriere dello Sport dicendo perché no, a me piacerebbe ritrovare un Fabio Quagliarella qui a Napoli. Secondo te questa possibilità ad oggi c'è realmente? Ci sono dei margini? Ma secondo me i margini ci sono. Ci sono perché c'è intanto
come dire, la disponibilità dichiarata del Napoli, e c'è ovviamente, io immagino, la disponibilità del giocatore, che, come dire, ha un conto aperto, no? con questa città, con questa tifoseria, nel senso che era arrivato qua con tanto entusiasmo nella città, per cui ha fatto il tifo, insomma, sempre da bambino, e però non ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio per una vicenda drammatica che lo ha coinvolto. Quindi i presupposti ci sono tutti, e secondo me il Napoli, se prendesse realmente Quagliarella, farebbe una grandissima operazione, non soltanto dal punto di vista tecnico, perché un giocatore come Quagliarella, integro alla sua età, insomma, averlo è sempre un valore aggiunto, ma anche come dire, gli darebbe il giusto, darebbe al giocatore, come dire, la possibilità di un riscatto, no, in questa città. Non che avesse fatto male, però è stato troppo breve il suo tempo qui a Napoli. Monica, questa mattina ha parlato il presidente De Laurentiis al Corriere dello Sport, dicendo che qualcuno gli ha proposto, comunque quantomeno poteva arrivare con una proposta di 900 milioni di euro per cedere il Napoli. Lui ovviamente ha risposto che il Napoli non è in vendita. Ma 900 milioni di euro, secondo te è questa la cifra eventualmente che servirebbe per, o quantomeno servirebbe qualcosa in più, visto che lui ha già detto di no, per cedere il Napoli? Ma qualcosa in più non se rifiuta 900 credo, milioni. No, ma lui rifiuta 900 milioni, mi sembra di capire dall'intervista di questa mattina, nel senso che dice: a una cifra così alta io comunque le ho rifiutati perché non è mia intenzione vendere. Sì. Cioè, lui fa l'esempio, non perché erano pochi, ci mancherebbe, insomma. Ma secondo te il valore di questo Napoli è quanto si aggira? Così mettiamola. No, questo non, veramente non lo so, perché parliamo di un club che fonda poi tutto sul patrimonio, diciamo, come dire, tecnico, no? di giocatori, perché non esistono, diciamo, strutture immobiliari, però non lo so, forse di sicuro so che 900 milioni mi sembra una cifra enorme. Ma anche perché noi ne parlavamo in precedenza con Vincenzo, proprio qui in studio, e ricordiamo del Milan, che con le sue strutture aveva un valore di 700 milioni di euro. Sì, mi sembra una cifra enorme, ma ripeto, io credo che il presidente della Laurentiis abbia voluto dire: ad una cifra così alta non lo do, quindi significa che proprio... non ci tengo, esatto, a vendere questo club. Credo che sia stata una cifra, come dire, che anche il potenziale acquirente ha sparato alto per, insomma, consapevolmente. Torniamo un attimino sul mercato. Allora ti chiedo, De Laurentiis stesso, anche se Ancelotti nel post partita con l'Inter ha fatto intendere che queste cose, appunto, ne avrebbe parlato con De Laurentiis e Giuntoli, però è anche vero che il presidente insiste e dice se serviranno esterni di fascia, quindi dei terzini, e un attaccante, tralasciando un po' il centrocampo, anzi aggiungendo che a centrocampo è un po' più complicato. Però effettivamente a centrocampo sono pochini, perché ce ne sono soltanto 4, e di questi 4, 2, per quanto riguarda appunto Allan e Diawara, potrebbero anche partire. Sì, effettivamente numericamente sono pochini, seppure vogliamo considerare la partenza del solo di Avarà e non quella di Allan, quindi io parlo sulla base di quello che c'è adesso. Numericamente sono pochi, però sono calciatori di cui Ancelotti ha grandissima fiducia, grandissima stima, potenzialmente, diciamo, gli riconosce la possibilità di diventare ancora più incisivi. Detto questo, io immagino che al contrario la priorità forse sta proprio lì, nella testa di Ancelotti. Ecco Monica, ma a proposito di questi calciatori, ma partiranno proprio tutti, o secondo te c'è qualcuno che magari si è conquistato, nonostante non abbia giocato tantissimo, il diritto a far parte di questo Napoli nella stagione prossima in pianta stabile? Guarda, io faccio un nome su tutti, che penso che resterà qui, perché ha conquistato la fiducia, la stima, ma ha fatto vedere anche di cosa è capace, benché, insomma, probabilmente con pochi minuti nelle gambe, ma con possibilità di ampi miglioramenti, ed è Younes. Quindi
io non credo che possa essere un giocatore che va via. Quanto agli altri, immagino, diciamo, che per loro si apriranno le trattative. Mi riferisco ovviamente a quelli che hanno giocato poco, quindi Unas, quindi lo stesso Diawara, quindi Verdi. Sono sicuramente questi i profili sui quali tenere i fari puntati, gli occhi ben aperti, per provare a capire se ci sarà o meno un'uscita, se e quando poi ci sarà, perché il Napoli ha dimostrato anche spesso e volentieri di peccare, forse un po' di temporeggiare un po' troppo, magari arrivando, ecco, agli ultimi giorni di mercato e quindi poi trovandosi a dare in prestito calciatori che magari avrebbe preferito far partire a titolo definitivo. Pensi possa essere anche questa una costante della prossima estate, visto che di profili ce ne sono davvero tanti? No, credo di no, perché Napoli quest'anno è partito con larghissimo anticipo, probabilmente dovendo anche concentrarsi meno su quello che era il campionato che si stava ultimando, insomma, che stava finendo. È partito con largo anticipo e poi te l'ho detto prima, cioè quest'anno secondo me qualcosa sarà diverso, più di qualcosa, perché c'è questa forte caratterizzazione del mercato con Ancelotti. E l'anno scorso Ancelotti è arrivato, ha lasciato, come dire, tutto inalterato. Quest'anno noi vedremo quello che è sicuramente il suo zampino, ma più di uno zampino. Grazie Monica. Grazie a voi. Un saluto e un ringraziamento a Monica Scozzafava del Corriere della Sera. A proposito dei nomi sciorinati questa mattina dal Corriere della Sera, Ciro, hai notato anche tu questo ampio ventaglio? Abbiamo sentito l'altro giorno dalla radio ufficiale, sono almeno 60, forse anche qualcosa in più aggiungerei, ma sono profili molto diversi tra loro. E questo sì. ci dice una cosa, ci dice che il Napoli sta pensando prima a vendere. Oppure, perché in base poi alle disponibilità che avrà dal punto di vista economico, a quel punto poi andrà ad organizzare. Permettimi, ecco, la battuta, che li stiamo spalando talmente tanti che... Andando anche contro noi stessi, giustamente, il Novellino si tira la zappa sui piedi. Ma scusami, ma può essere quello e quello, perché noi siamo certi di quello che noi... Di chi siamo certi? Possiamo dire di chi siamo certi? Se c'è un nome che ti dico, guarda Ciro... Di quelli che abbiamo scritto, allora, noi Ciro, siamo certi. Appunto, quindi qual è il nome del quale tu dici, ok, il Napoli sta provando a portarlo, so di per certo che piace... Almendra, Fornal, Lozano, Trippier, non so, Di Lorenzo, piuttosto che lo stesso Grimaldo del quale... Anche questo qui scritto, vedi che vedi al touch, anche Malinowski. Questo qui da qui non vedo perché piace, è piccolino. Ah, finalmente adesso io gli occhiali ci vedo e tu no, la vendetta. Così piccolo non riesco a leggere. Tremenda vendetta, comunque ecco, io ti dico. Malinowski, c'è stata un'offerta, piace. Sì, ma infatti abbiamo sentito attraverso qualche puntata fa la gente qui nei nostri studi, quindi questi sono nomi che sicuramente il Napoli sta trattando. Gli altri, noi ovviamente non avendo riscontri in prima persona, riportiamo notizie sul nostro giornale, ma non sono notizie per lo più nostre. Effettivamente però bisogna partire, ma questo è chiaro, come dicevi giustamente tu, il diktat presidenziale è arrivato, bisogna prima cedere per poi acquistare, perché ci sono troppe situazioni in sospeso, perché ci sono troppi calciatori in prestito, perché ci sono troppi calciatori nella rosa che sono stati valutati durante quest'anno e che non hanno convinto, e quindi di conseguenza è giusto che in un certo qual modo si cerchi di piazzare questi calciatori per poter poi rinforzare l'organico, mettere a disposizione di Ancelotti una rosa importante per la prossima estate. A proposito di prossima estate e di amichevoli internazionali, il Napoli ne giocherà tre, almeno sicure, dopo il ritiro, una con il Liverpool, una con il Marsiglia. Ti intriga, Vincenzo, questa gara amichevole a New York, anche se poi bisogna vedere jet lag, eccetera, eccetera. Esatto, bisogna vedere il jet lag e bisogna vedere anche come si andranno ad incastrare gli impegni. Onestamente non ci mettere la mano sul fuoco, ecco, che infatti Vada davvero a disputarsi una amichevole in questo modo, dipenderà molto dall'organizzazione e da chi proverà a convincere, con quali motivi, insomma, con quali ragioni riuscirà poi a portare Aurelio De Laurentiis a New York nel bel mezzo della preparazione. Adesso andiamo al telefono per ritrovare un amico, andiamo a dare il nostro buon pomeriggio al direttore sportivo Nario Cardini. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Direttore, ovviamente quando pensiamo a Sarri, a Maurizio Sarri, non possiamo fare a meno di pensare a lei, a quello che ci ha raccontato, a come è stato il processo di crescita, oltre che professionale, di mister Sarri, anche dal punto di vista umano, visto che lei l'ha conosciuto davvero molto bene e l'ha, tra l'altro, ci ha lavorato assieme in differenti contesti, quindi sa anche come va ad affrontare tipi diversi di sfide. E infatti poi quest'anno l'ha visto insomma affrontare la sfida inglese. Noi l'abbiamo visto anche vincere, l'abbiamo visto conquistare degli obiettivi, lo vedremo da qui a qualche giorno disputare una finale europea. Cos'è che ha incrinato il rapporto di mister Sarri con l'ambiente, direi, inglese? Perché poi sia la stampa e sia la stessa società non è particolarmente convinta del suo operato. Come mai? Ma io credo che principalmente due motivi. Uno è che i tifosi del Chelsea si aspettavano, oltre a buoni risultati, e questi sono sicuramente arrivati in rapporto alle potenzialità della squadra, si aspettavano anche un gioco scintillante che, ad onor del vero, non si è visto al 100%, bensì in misura molto minore. Questo credo sia sicuramente il motivo principale. Poi Sarri ha, diciamo così, una sua caratteristica che è evidentissima. Non è che si pone molto in luce con la stampa, con i media, quindi ha un rapporto particolare che evidentemente non ha fatto sì che si creasse quel feeling che è indispensabile a un allenatore per poi essere amato al 100% da una tifoseria. Credo che siano questi due motivi, diciamo. Poi anche il suo anticonformismo, insomma, l'essere diverso un po' da tutti gli altri, uscire un po' dal coro e da canoni tradizionali che in quei livelli sono importanti, il tutto messo insieme credo che abbia determinato questo non amore, tra virgolette, tra i tifosi del Chelsea e il mister. Per quanto riguarda i risultati, io personalmente credo che meglio di così era difficile fare, quindi si è confermato ancora una volta come a Napoli un ottimo allenatore e che porta comunque dei risultati. Vorrei far presente solo una cosa per fare un paragone, ovviamente che non ha un valore al 100%, ma un certo valore ce l'ha. Se si va a vedere i punti che ha fatto il Napoli con Sarri, quelli che ha fatto il Napoli con Ancelotti, e Ancelotti non è che avesse la squadra inferiore a quella di Sarri, si vede che chiaramente 8, 9, 10, 11, 12 punti in meno non sono pochi, quindi anche questo è una ulteriore testimonianza del valore di Maurizio. Ecco, a proposito di quelle che sono le preferenze, le scelte, il carattere di Maurizio, direttore, ma ce lo possiamo aspettare davvero vestendo, non direi la maglia, ma la tuta, quella tuta azzurra che insomma ha portato come un vessillo, cambiarla e farla diventare una tuta bianconera, quella della Juventus? Ma io credo che tutto sia possibile, è un professionista, quindi è evidente che è possibile. Il problema probabilmente è un altro, e cerco di spiegarlo per come la penso io. Sarri è un cavallo da paglio. Sarri? Alla Juventus è un cavallo da paglio di Siena. Ok, ok. Molto sanguigno, sì. Molto irrequieto, che pensa solo alla vittoria, al risultato più importante che può raggiungere. Per quanto riguarda il porsi all'interno come immagine e anche il rapporto che ha con la stampa, con i media, non lo so se alla Juventus accetteranno questo tipo di compromesso. Per quanto riguarda la validità dell'allenatore e che possa ottenere risultati importantissimi, non ho mai avuto il minimo dubbio. E i fatti mi danno ampiamente ragione, perché comunque è stato, credo che abbia raggiunto il massimo risultato possibile. Questo non lo dico per piaceria, lo dico perché lo penso veramente. L'unico dubbio che mi viene è quello che ho detto, cioè non puoi mettere in carenza un cavallo da paglio. Se alla Juventus accettano questo compromesso, penso che farà bene e porterà sicuramente il bel gioco, ma anche e soprattutto i risultati.
altrimenti è un matrimonio che parte così, con un punto interrogativo. Ma un cavallo da palio può diventare un cavallo da trotto? No. Mai? Secondo me no. Neanche in una società come la Juventus? No, assolutamente no. E lui non si adeguerà alla Juventus, è l'esatto contrario, è la Juventus che deve adeguarsi a lui. Ma... Se lo può prendere, altrimenti è bene che prenda altri. Ma la direttore, ma come dire, a parte che insomma le chiedo così come curiosità se l'ha sentito, ecco, di recente, quando è stata l'ultima volta che l'ha sentito, se l'ha fatto anche partecipe dei suoi dubbi. No, recentissimamente no, sono qualche mese che non ci sentiamo, però diciamo tra di noi c'è sempre stato un rapporto di stima reciproca importante, quindi quello che dico so di poterlo dire perché io l'ho avuto 4 anni, quindi lo conosco. No, nessun direttore oggi può vantarsi di averlo avuto 4 anni, quindi... Esatto, è ancora un record, di solito si ferma a 3. Questo piccolo record me lo lasci. Di solito si ferma a 3, direttore, ma sarebbe adesso nella sua opinione, lei ci ha detto che è un professionista e quindi è un qualcosa che potrebbe succedere, è un professionista, quindi essendo un professionista sanguigno cerca la vittoria, quindi anche poi vestendo la tuta della Juventus sarebbe un allenatore che insomma penserebbe innanzitutto a vincere, penserebbe innanzitutto a far bene, ma sarebbe un tradimento, ecco, perché poi altra parola non c'è rispetto a Napoli dopo certe dichiarazioni comunque importanti, no? Io me le ricordo, ma ce le ricordiamo tutti. Come tifosi napoletani condivido un certo retropensiero verso la Juventus, quel gesto diventato simbolo di una lotta in occasione di Juventus Napoli, quel gesto ai tifosi bianconeri, suonerebbe un po' come tradimento o no rispetto a Napoli? Ma guardi, io ho un concetto un po' diverso, non pretendo che il mio sia la verità assoluta, tutt'altro. Io credo che quando una persona è un professionista e fa il lavoro che fa Maurizio non possa guardare più di tanto a questo. Lui è stato in 12-13 squadre ed è stato il primo tifoso di quelle 12-13 squadre. Io per professionismo intendo questo, poi posso anche capire che a Napoli si possano sentire traditi, però diciamo che è un aspetto che questo riguarda più i calciatori che gli allenatori. Gli allenatori cambiano squadra, quindi è impossibile pensare che uno si leghi in eterno a una sola squadra, non lo riterrei nemmeno una cosa seria, insomma sarebbe una cosa così di poco significato. E comunque poi voglio anche precisare che in questi 4 anni che abbiamo vissuto insieme, quando parlavamo di una società che fa calcio in maniera seria, importante e organizzata ai massimi livelli, sia io che lui pensavamo sempre alla Juventus. Quindi insomma se n'era già parlato come sogno, come progetto, però se n'era già parlato, insomma, in un certo senso. Sì, no, allora erano momenti molto diversi da ora, quindi erano solo sogni, è ovvio, però come esempio diciamo di calcio organizzato e fatto in un certo modo che faceva noi, la società che interpretava di più questo tipo di aspetto, sia per me che per lui, è sempre stata la Juventus. Poi il tifo è un'altra cosa, è ovvio che lui ha radici napoletane, si è legato a quella terra, e quindi è perfettamente normale che sia così, però ripeto, per un calciatore la maglia è importante e ha un significato importante, per un allenatore lo deve avere di meno, però per ragioni, perché uno non può allenare la stessa squadra tutta la vita, deve fare uno step di passaggi riferenti a quello che ha fatto in precedenza che poi lo portano a livelli più alti possibili, e questo andrebbe capito e penso tra virgolette anche accettato a disposizione. Direttore, tutto chiaro, l'ultima considerazione, io ne so ben poco insomma in merito alla mia cultura alquanto limitata, ma è mai capitato che un fantino cambiasse contrada nel Palio di Siena? Assolutamente sì, okay. Molto spesso. Ok, allora capisco. Tutto chiaro, direttore, grazie. È una questione di soldi. Esatto.
Tutto chiaro. Grazie direttore, gentilissimo. Grazie a voi. Un grazie. Saluto grazie. Ed un abbraccio al direttore all'epoca del Sansovino, Mario Cardini. Capito cosa ci ha detto? Ci ha detto che da... Io ho capito. Hai sentito? Ho sentito no, quando parlavano magari tra di loro, l'esempio di Sarri è sempre stato la Juventus. È una questione di soldi. Non lo so adesso come verrà presa, onestamente. Te lo immagini un Napoli-Juventus con Sarri sulla panchina? Quagliarella in campo dall'altro lato con la maglia azzurra. Ma allora, sicuramente si scriverà per decenni. Per mesi prima e mesi dopo. Sì. Però, non lo so, guarda, onestamente, io non voglio nemmeno pensare a ciò che può accadere nel momento in cui Sarri effettivamente mette la propria firma sul contratto con la Juventus, perché io davanti a, quando penso, però ha fatto lo strano effetto sentire abbiamo sempre avuto la Juventus come esempio, più che lo strano effetto, anche perché ragazzi io stavo dicendo, quando penso a Maurizio Sarri ho sempre davanti agli occhi il Maurizio Sarri dell'ultima partita col Crotone, che al centrocampo guarda la curva B che applaude e lui si inchina per salutare la curva B. Quella è l'immagine che io ho sempre davanti agli occhi quando penso a Maurizio Sarri. Non al fatto che è andato via, perché ci sta che lui possa aver deciso di andare via. Però adesso andare alla Juventus non lo so, perché se a Higuain è stato detto di tutto e di più, e aveva fatto 36 gol con la maglia del Napoli, stabilendo il record, battendo Nordahl, tutto quello che vogliamo, ed era così, portato così in trono Gonzalo Higuain, beh adesso sentir dire queste parole, non lo so, vediamo cosa succederà in giornata almeno. Staremo a vedere tutti gli aggiornamenti, sempre qui a Calcio Napoli 24 Live, tra pochissimo, tra due minuti. La moca, la cocumè, lo cuppetello, ognuno a Napoli tiene un segreto per fare un buon caffè. Anche io ne ho uno. Lollo Caffè. E con l'ollina diventa facile. È buono vero. Ragione, fa freddo, Fa freddo. Ormai si passa direttamente dall'estate all'inverno. Antonio! Che è successo? Si è rotta la caldaia. Aia. Chiamate un tecnico. Ragione, io ci parlo con le caldaie. Permesso. Lui ci parla. Oddio! Non ti sono capiti. Ma tu con la caldaia non ci parlavi? Ma la vostra parla cinese. Ci vuole una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti, completa di fornitura, installazione e collaudo a 20 euro al mese. E sono velocissimi. E per la revisione annuale della tua caldaia a gas, che cosa aspetti? Con Corvino Impianti la manutenzione annuale della tua caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti. Scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti. Clima, riscaldamento, idraulica. Premio Malafemmana 2019. Quindicesima edizione. Napoli premia i protagonisti dello sport e dello spettacolo. Una serata magica che accende i riflettori sulle eccellenze della nostra città. Premio Malafemmana, lunedì 3 giugno a Villa Doria. Femmana, tu sei la Malafemmana. Scocce fatte chiagna, lacrime infamita. Femmana, tu si peggio una vipera. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità,
saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
Calcio Napoli 24 live, Rita Cocca, Vincenzo Credendino, Ciro Novellino in cabina di regia, il nostro Marco Gis. Andiamo al telefono per dare il buon pomeriggio a mister Oscar Magoni. Buon pomeriggio, mister. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Mister, il tuo ricordo di Bologna-Napoli o Napoli-Bologna, la prima immagine che ti viene in mente? Innanzitutto ti chiedo se avevi la maglia azzurra o quella rosso-blu addosso e poi di raccontarcela, di descriversela. Penso che la prima volta sia stato Bologna-Napoli. Bologna-Napoli, su Napoli che era in difficoltà e invece nel Bologna stavamo andando bene quell'anno, parliamo dell'anno 97. 98. Ah, la famosa, una delle quattro gare di Mazzone sulla panchina del Napoli. Se non sbaglio finì 5-2 per il Bologna, può essere? Sì. Ok, e beh, insomma, non un bellissimo ricordo per i tifosi azzurri, no, invece quella con la maglia del Napoli? Me l'avete chiesto. Sì, va benissimo. Con la maglia del Napoli contro il Bologna, non so se ho giocato contro il Bologna, non me lo ricordo, sinceramente. Vabbè, però insomma hai giocato tante partite, in questo momento stiamo inquadrando un'immagine con te che hai appunto la maglia del Napoli, credo fosse la stagione 99-2000, accanto a te c'è un signore chiamato Javier Zanetti, sei intento a controllare il pallone durante quel Napoli-Inter. Al di là di Napoli-Bologna, qual è il tuo ricordo più bello con la maglia azzurra? Intanto il fatto di averla vestita, di essere stato chiamato e di aver vissuto un'esperienza professionale che tanto desideravo, perché ho scelto di lasciare il Bologna in Serie A per andare nel Napoli in Serie B e dunque professionalmente sembrava un passo indietro, ma avevo questo desiderio di provare a giocare in una squadra così blasonata, una squadra, una maglia così importante, e non me ne sono pentito, anzi sono stato molto orgoglioso di aver vestito questa maglia con orgoglio, con tutta la mia professionalità, e qualcosa di buono è stato fatto, dunque è stato un bellissimo ricordo che ce l'ho ancora oggi. All'epoca c'era sicuramente una grande passione, forse nella tua scelta, mister, all'epoca ha influito proprio il fatto di voler provare, no? Anche a vivere l'atmosfera del San Paolo giocato da padrone di casa. Quest'oggi è molto diverso il contesto napoletano. Cosa ha influito secondo te? È in generale un qualcosa che attanaglia proprio il movimento, il tifo, oppure è un qualcosa che comunque a Napoli non ti saresti mai aspettato? Abbiamo registrato una media spettatori bassissima quest'anno, abbiamo quest'anno registrato dei record. Ai miei tempi diciamo che giocando a Napoli era un orgoglio, tutti i giocatori arrivano a vestire la maglia azzurra e dunque anche io avevo questo desiderio, appunto l'ho fatto. Pur scendendo di categoria. In questo momento qui il Napoli sta vivendo un conflitto tra il presidente, mi sembra, e la tifoseria, perché il Napoli è una squadra importante, c'è un giocatore importante, un tecnico mondiale, e comunque il Napoli è 3 anni che arriva secondo in classifica, ha fatto la Champions, insomma, sta facendo un campionato elevatissimo. Però è chiaro che il tifoso napoletano forse, non so, voi siete lì, lo si vede meglio di me, da fuori, da lontano, sembra che ci sia un po' questo disimoramento più verso la società che verso i calciatori, dunque questo mi spiace perché Napoli gioca bene, ha giocato bene con Sarri, sta giocando bene con Ancelotti e dunque poi il San Paolo vederlo pieno è sempre uno spettacolo. Oscar, io invece volevo chiederti qualcosa legato un po' più al mercato, ecco tu oggi sei anche direttore, quindi ne capisci un bel po'. Volevo chiederti, guardando da fuori, ecco il Napoli, senza magari scendere nel dettaglio dei nomi, si parla dell'Audenti stesso, ha parlato di possibili arrivi sugli esterni, possibile alternativa anche ad Arkadiusz Milik, ma non credi che anche il centrocampo avrebbe bisogno del Napoli di qualche tassello in più, di qualche calciatore in più, alla luce del fatto che comunque, per esempio, potrebbe anche partire Diawara? Beh, Diawara nel Napoli non è stato mai un punto fisso, è sempre stato un giocatore di cambio, e dunque cambiare Diawara per far arrivare un altro giocatore sarebbe anche una cosa giusta. Io penso che il Napoli purtroppo si debba accontentare di buoni giocatori ma non di top player, perché è stato molto chiaro Ancelotti quando ha dichiarato che i giocatori di un certo livello a Napoli, sì, un certo stipendio, diciamo, non potranno mai arrivare, e dunque il Napoli deve ottimizzare i soldi che ha, deve ottimizzare
le scelte, deve fare qualche scommessa. È chiaro che però il gap che rimarrà tra il Napoli e la Juventus sarà sempre un gap molto, molto elevato. Oscar, da ex centrocampista, secondo te quanto ha pesato quell'assenza di Hamsik che arriva proprio nel mezzo della stagione? Ah, queste sono cose delicate che si possono conoscere solo stando a Napoli tutti i giorni, magari vivendo qualcosa da dentro. Noi ci riferivamo, Rita in questo caso si riferiva al campo, gioco, esatto, ovviamente, a quello che hai potuto vedere in campo. Hamsik è un giocatore che a Napoli ha fatto cose straordinarie, anche se sul finale sia con Sarri e poi con Ancelotti aveva subito molti cambi, molte sostituzioni. Era un giocatore che difficilmente riusciva a giocare 90 minuti e dunque un giocatore, diciamo, un po' sulla fase discendente. Io credo che il Napoli a metà campo, se dovesse confermare i giocatori che ha, con un innesto solo potrebbe essere di qualità, naturalmente potrebbe avere un centrocampo di altissimo livello. E dunque Allan, Pagliarruiz, Zielinski hanno garantito un rendimento alto, sono giocatori di un certo livello e dunque il centrocampo del Napoli a me piace molto. Ma Ilicic e Quagliarella aumentano sensibilmente il valore del Napoli al punto tale da poterlo portare anche ad impensierire magari la Juventus? Ma questa è la speranza, ma la realtà è che la Juventus è avanti 20 punti, cioè, sembra irraggiungibile in questo momento qui, dunque non credo che anche l'arrivo di Quagliarella e di due grandi giocatori come Quagliarella e Ilicic, che sono giocatori importanti nelle loro rispettive società, credo che possano colmare un gap che è mediamente di 10 punti in anno. Tutto è chiaro, grazie Oscar. Grazie a voi, alla prossima. Un saluto ed un ringraziamento ad Oscar Magoni. Andiamo avanti con i nostri prossimi ospiti. Vi diciamo già che tra qualche minuto saremo anche in grado di farvi riascoltare i contributi. Ah, io già per il prossimo di questa lo dice con soddisfazione. Ma perché ha letto la cosa? Il prossimo ospite? O siamo in grado di rimettere in onda? Sì, sì, tra poco, insomma, giusto il tempo di tagliarli, di montarli. Giusto il tempo di dare a GIS di fare. Non se ne occupa GIS, c'è una redazione che lavora, dobbiamo dire, anzi, facciamo anche i ringraziamenti a tutti i ragazzi di redazione che lavorano anche per aiutarci nella realizzazione del programma. Da qui a qualche secondo, però, Rita rideva perché? Perché c'è. Perché sta arrivando lui. Il suo preferito. Non lo dite, non lo dite. Non lo dite. Come se non lo dice. Insomma, provate ad indovinare tra un po'. Io voglio leggere qualche messaggio, per favore. Ditemi se qualcuno l'ha già scritto. Non l'avete quando ancora c'è scritto. La partita? Quando c'è la partita? Sabato alle 20:30. Come mai? Come mai si gioca alle 20:30 e non in contemporanea con gli altri? Perché il Napoli è secondo, il Bologna è salvo, perché ormai è una partita che alla fine è soltanto. No, però in chiaro no, mister Bambucci. No, magari qualche gara di Coppa Italia. Purtroppo non è arrivata la previsione, vabbè, quindi allora non è arrivato qualcun altro. Presento? Vai. Allora c'è con noi Ciro Venerato. Ciao Ciro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ora va meglio sicuramente questo pomeriggio. Questa volta ho preso subito io la parola, non ho permesso a Vincenzo di sapere. Bene, si è partiti subito col piede giusto. No, ma tra un po' me ne vado, Ciro, insomma, è quello l'iter che abbiamo intrapreso, quindi... No, nel senso che cerchiamo un po' il protagonista della canzone di Aznavour, no? Quindi sia io tra di voi. Diciamo quindi... che sarei il terzo incomodo in questo caso. Pensa un po' che bel ruolo che mi avete affidiato. Il terzo incomodo io che faccio. Ciao Ciro! Ciro, ciao! Non è diventato felice anche nel salutare Ciro. Non è colpa vostra se io... Tra me e Rita c'è un... Hai un certo charme. Hai un certo charme. Ti perdoniamo Ciro. Sì, assolutamente. Lanciamo questo gancio allora a questo punto, Ciro. Ricordiamo Rita. Subito l'appuntamento, martedì sera proprio qui con Calcio Napoli 24 ci sarà il calcio mercato tanto atteso con Ciro Venerato. Sì. E allora a questo punto, Ciro, troviamoci, parliamo anche di calcio mercato, visto che ieri c'è stato un summit molto importante, addirittura
sappiamo di preciso che ormai Carlo Ancelotti è il deus ex machina anche del calciomercato. Due meeting organizzati praticamente Che Ancelotti a casa del tecnico di Reggiolo, ci dicono che è al centro sicuramente del progetto e vorremmo sapere anche adesso dove sta andando secondo te questo progetto. Prima provo a fare una riflessione: tra i tanti nomi che sentiamo in casa Napoli c'è anche una sorta, una bella differenza in termini di investimento, anche in termini di costo di cartellino. Questo non può pensare, non può portarci a pensare che una cosa, che il Napoli sta aspettando di sapere chi andrà, quanto porterà, per provare poi a muoversi eventualmente sul mercato. Non so se sei d'accordo. Sì, sì, no, nel senso che ieri nel summit hanno deciso di non decidere, nel senso che, fermo restando alcuni capisaldi, cioè trovare dei giocatori con determinate caratteristiche per coprire dei ruoli che Ancelotti ritiene importanti da coprire, quindi mi riferisco ai due terzini, ai due centrocampisti, perché per me alla fine il Napoli ne prenderà due, anche se non parte dall'anno. Per me, io resto convinto che il Napoli prenderà due centrocampisti a prescindere dall'anno, e poi prenderà sicuramente un giocatore in attacco che possa avere caratteristiche da falso 9, quindi alternativo a Milik con caratteristiche diverse, ma anche da esterno e trequarti, quindi un giocatore che abbia più o meno le caratteristiche di De Paul e Iricic o Lozano, questo per intenderci, o Perez. Ecco perché al momento Quagliarella resta solo una suggestiva ipotesi romantica di Aurelio De Laurentiis, però diciamo al momento non in agenda, nel senso che mi risulta, penso di poterne parlare con una certa, insomma, così, sicurezza, nel senso che le notizie che mi arrivano da fonti più o meno ufficiali sono queste, che sicuramente il fatto che De Laurentiis abbia speso anche in privato, non solo pubblicamente, anche ieri, delle parole di apprezzamento su Quagliarella, che sicuramente è un giocatore che è stimato anche da Ancelotti, è giunto, ci mancherebbe, solo che ovviamente il Napoli, lo stesso Ancelotti, lo stesso Giuntoli, stanno guardando a profili un po' più giovani, e i nomi che li ho fatti sono quelli, insomma, perché poi ripeto, a seconda di chi arriva, sono giocatori comunque duttili, che hanno caratteristiche, sono tutti i primi tre, magari Perez un po' più prima punta, no? Però diciamo sono giocatori comunque che si, ecco perché diciamo, non solo per motivi economici, Rodrigo, che è un altro nome che pure è stato fatto ieri, è un po' uscito fuori da radar, un po' per i soldi, un po' anche per caratteristiche, perché è più prima punta, diciamo. Però questi giocatori qua sono giocatori, diciamo, perché siamo De Paul in un primo momento era visto come alternativa Insigne. Ieri si è riparlato, nel senso che anche se resta Insigne, perché Insigne resta, non so più come dirvelo, però mi fa piacere che anche De Laurentiis l'abbia ribadito, ma dopo il vertice del 1° maggio non ci sono dubbi, bisogna solo aspettare i tempi giusti per il rinnovo, ma arriverà anche quello fino al 2024, ve lo ridico. Però si è fatta la valutazione di ordine tattico e diciamo che De Paul è visto un po' come caratteristica anche come Iličić e come Lozano, cioè un giocatore che volendo può anche ricoprire determinate zone del campo come esterno, come trequarti, perché Napoli il prossimo anno sarà camaleontico, sarà un 4-4-2 camuffato che diventerà spesso 4-2-3-1 nella stessa partita, o un 3-4-1-2, perché spesso e volentieri il Napoli, come ha fatto in Coppa dei Campioni brillantemente, giocherà 3 in difesa con un terzino un po' più alto che si sgancerà. E poi si è parlato ovviamente anche dei terzini, in attesa di capire il destino di Isai e Rui, che Giuffredi sta cercando di piazzare. Isai è probabile che segua Sarri nella sua nuova avventura, è una possibilità concreta, non così al momento, e Mario Rui, ci sono valutazioni in corso, Milan e Torino, ma anche estero. Dal Torino mi confermano che il giocatore piace, però ha condizioni economiche diverse, diciamo, da quelle che in questo momento fa balenare il Napoli, cioè condizioni economiche molto 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 più basse. Però Mario Rui piace a Mazzarri. Se mi chiedi Mario Rui piace a Mazzarri, sì. La valutazione che il Napoli potrebbe dare Mario Rui in questo momento convince il Torino? No. Ecco, questa è la doppia risposta, e quindi si va su quei profili. Trippier e Hernandez restano i due terzini a destra e a sinistra che Ancelotti gradirebbe, ma se, come credo, nessuno dei due o uno dei due salterà, perché il Napoli non mi conferma questa agenzia,
uscita pochi minuti fa dall'Inghilterra di un tripper piatto chiuso a 28 milioni. Da Napoli mi dicono, da Castelvolturno mi dicono magari, ma non è così. Anzi, diciamo che in questo momento ci sono. Ma magari perché sarebbe ok il prezzo giusto, praticamente, cioè nel senso. Ma insomma sarebbe vantaggioso. Magari non l'ho capito se Napoli l'ha preso o l'ha preso a 28, però. Di sicuro so che Paratici ne ha parlato con Frank Trimboli l'altro giorno, esatto, a Milano. Però vediamo, insomma, perché poi Trippier magari potrebbe essere legato indipendentemente da Pochettino, insomma, da Sarri, insomma, tanto credo che anche a Sarri piaccia Trippier, non penso che piaccia. Vabbè, non è tanto peregrina come ipotesi, magari Pochettino si libera ad una cifra un po' inferiore a quella forse lo zero e momento, poi Trippier viene pagato un po'. Ma io penso che a Torino in questo momento stanno valutando varie cose, di sicuro valuteranno l'allenatore dopo le coppe, perché credo che stiano lavorando su Sarri sicuramente, su Pochettino sicuramente. Poi non escludo che possa uscire pure, magari, che devo dirti, magari la sorpresa che in questo momento non stiamo valutando, io non credo, però Klopp, per dirti, se perdesse la seconda finale di Coppa dei Campioni consecutive, dopo aver perso lo scudetto al photo finish, che ne so, boh, però non credo, io ripeto, questa, nel senso che non mi risultano al momento contatti pure con Klopp. Ha una bella clausola rescissoria però, okay. Sì, 23 milioni siamo sì. Al genere. Però ripeto, una squadra che ha preso Ronaldo non penso che si spaventa di cause rescissorie, cioè quindi la Juve economicamente non è il Napoli, cioè una forza economica che può portare a fare delle valutazioni. Però ad oggi quello che ci arriva, che mi arriva, sono contatti diretti con l'entourage di Sarri e con l'entourage di Pochettino, sì. Il contatto diretto con Simone Inzaghi, non con l'entourage, ma con Simone Inzaghi, sì. Guardiola no, né diretto né indiretto, e Klopp, vi lascio un punto di domanda perché non mi arrivano conferme sul fatto che ci siano stati contatti, però io sinceramente non lo escluderei perché è un allenatore che piace molto da Andrea Agnelli, insomma, quindi io come variabile impazzita, fermo restando che la realtà ci porta a Sarri in primis, a Pochettino un po' più staccato perché Sarri non c'ha la clausola da 40 milioni di Pochettino, e Inzaghi bloccato, infatti aspetta a rinnovare perché sta aspettando la Juve, se dovesse così fare un nome a sorpresa, cioè un nome che magari la Juve sta lavorando in gran segreto, che nessuno ha fatto, io più che l'effetto Guardiola, se dovessi scommettere, ma ripeto, parlo di scommesse, non di certezze, un euro su un nome strano, su un nome non pronosticabile in questo momento, io metterei più Klopp che Guardiola, però ripeto, la realtà mi porta a Sarri e Pochettino. Ciro, invece voglio chiederti di Ospina, sappiamo ovviamente che il calciatore per i problemi che ha appunto sì. È tornato in Colombia, comunque si sta allenando, comunque andrà, sì. Andrà a giocare alla Coppa America. Ecco, ti chiedo se ci sono novità al riguardo. Lui le 25 partite non le ha raggiunte, quindi il riscatto automatico non c'è. Il Napoli mi dice che lo riscatta. Ovviamente magari forse tratterà un po' sul prezzo, però sì. Anche ieri so che nel summit hanno confermato tre portieri, cioè Ancelotti vorrebbe la cosa andare è... avanti con Carnetti e Ospina, oltre che ovviamente Meret, fermo restando che Ospina sa, siamo già detto che se accetta di restare e il Napoli pure che resti, sarà comunque il secondo portiere. Ma a maggior ragione è un secondo portiere che andrebbe a prendere più però del primo. Vabbè, poi a parte che Meret magari, chissà, vediamo un attimo, perché magari se continua a far bene non è escluso che a metà campionato magari il Napoli possa adeguargli lo stipendio. Ecco. Questa è la prima cosa di. E poi con Ospina una volta riscattato si può spalmare lo stipendio magari allungandogli il contratto. Quindi, però ripeto, la volontà del Napoli è andare avanti con Ospina e Carnetis dietro Meret. Ciro, per quanto riguarda i vari prestiti, mi riferivo ossia a Marco Roghi, Inglese, Grassi, Sepe, ce ne sono davvero tanti in casa Napoli, che fine faranno? E soprattutto, secondo te, sicuramente avrai letto l'intervista di Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport, un po' una provocazione oppure no per quanto riguarda Quagliarella, realmente può tornare? Quagliarella, l'ho detto prima, Quagliarella è un'ipotesi che al momento è solo romantica, portata avanti da De Laurentiis, ma non ci sono contatti né con Bozzo
né con la Sampdoria oggi, se sfumassero obiettivi prioritari in attacco, e non credo, perché io credo che tra Ilicic, De Paul, Perez e Lozano, uno di questi quattro il Napoli lo prende, le mie percentuali è tra Ilicic e De Paul. Credo che Lozano sia difficilissimo, quasi impossibile, e Perez alternativo a, per motivi tattici, ai primi due che ho detto, cioè Ilicic e De Paul, perché possono ricoprire più ruoli in attacco nell'idea tattica di Ancelotti. Se sfumassero questi quattro, dal Napoli mi fanno capire che eventualmente si potrebbe prendere in considerazione questa ipotesi, che ad oggi non è in campo, nel senso che il Napoli non ha gettato le basi per arrivare a Quagliarella. È un'idea di De Laurentiis, con molta franchezza, più che di Ancelotti e Giuntoli. Ancelotti e Giuntoli hanno ascoltato questa proposta di De Laurentiis, ribadita anche nel summit di ieri, però in questo momento il Napoli dà la priorità ad altri giocatori più giovani e quindi più prospettici rispetto a un giocatore fortissimo ma di 36 anni. Il tuo pensiero qua, in merito qual è? Farebbe bene del Napoli, Ciro, secondo te? Secondo me il Napoli non lo prende. Cioè, no. Non lo escludo a priori, perché io escludo le cose che so che sono impossibili. Io vi dico, lasciate perdere. Mi dicono, quindi non è un mio pensiero, la notizia che mi arriva è che è un giocatore valutato ma che in questo momento non rientra nei piani. Poi se da qui a un mese il Napoli non prende De Paul, non prende Lozano, non prende Ilicic, non prende Perez, e io non credo sinceramente che il Napoli su quattro obiettivi non riesce a prenderne manco uno, con molta franchezza. Io penso che il Napoli o prende De Paul o prende Ilicic, non credo a Lozano, l'ho detto più volte, e non credo manco a Perez. E quindi una volta che piglia Ilicic o De Paul, secondo me il Napoli finisce lì e quindi con la conferma di Insigne e Mertens non va a prendere Quagliarella. Poi ripeto, Quagliarella la vedo come soluzione di emergenza se sfumassero tutti questi obiettivi di cui ti ho reso edotto, ma non credo. La lascio lì come ipotesi romantica, ma rimarrà tale secondo me, secondo il mio pronostico. No, ma infatti la mia valutazione, la mia domanda, perché so che ti piace parlare oltre che di mercato anche dall'aspetto tecnico, se ti piacerebbe, se farebbe bene secondo te a Napoli Fabio Quagliarella. Quagliarella è un giocatore forte, però può giocare 4-4-2, può fare sia la prima che la seconda punta, secondo me. Un esterno del 4-4-2 o del 4-3-1 vedo meglio Ilicic e De Paul, che possono fare anche tre quarti in un 4-2-3-1. O in un 3-4-1-2. Per quanto riguarda la questione rinnovi, Ciro, invece? Se ne parla tutto a luglio, a Di Maro, Giuntoli e De Laurentiis riceveranno i rispettivi procuratori, fermo restando che a Cagliacone è stato promesso un biennale. Che dovrebbe accettare, immagino. Penso di sì, e poi questo tutto può essere, però già è stato promesso un biennale. Mertens è tutto da valutare, diciamo che anche a Mertens vorrebbero fare un biennale, però più scadenza è tutto da giocare, è tutto molto aperto, non mi sbilancio, perché okay. Non mi arrivano conferme sul fatto che il biennale già sia stato già definito con Mertens o che Mertens abbia già accettato il biennale, potrebbe anche decidere di rimanere in scadenza come fece Rein lo scorso anno. Ci sono meno certezze, di sicuro a Di Maro potrebbero arrivare gli avvocati di Mertens, non solo Chiglion per Cagliacone, così come anche gli altri. Poi ci sono alcune situazioni invece molto più avanti, nel senso che bisogna solo ratificarle, ma sono molto più avanti e riguardano i rinnovi di Milik, Zielinski soprattutto e Maximovic. Sono rinnovi molto molto avanti. Insomma, mi sorprenderebbe non chiuderli a Di Maro, ecco, insomma, diciamo, sono operazioni che vanno avanti già da un po' e si aspetta solo l'annuncio, però mi sembra un buon punto. Ciro, per quanto riguarda a questo punto invece le cessioni, abbiamo detto che il Napoli sta aspettando, no? Che qualcosa si muova sotto questo punto di vista, però possiamo anche adesso sbilanciarci. Prima l'hai fatto tu, hai detto Insigne resta, Koulibaly altrettanto, e allora spera, o meglio, il Napoli prova a trattenere i suoi gioielli, però nel momento in cui stringiamo il cerchio, cioè c'è Allan, c'è Usai, c'è Mario Rui, quanto spera eventualmente il Napoli, quanto chiede di... Ma vediamo anche un po' il ritiro delle panchine, io te la butto lì, ma è una mia sensazione, quindi
Lo dico anche agli amici del sito, non vorrei che riportassero, magari è una mia sensazione. Ma ti faccio, se sapeva la Juve, ecco, fare i nomi di Allan e Isai tra giocatori che magari Sarri potrebbe chiedere alla Juve, no? Per non dire di Jorginho, non è proprio fantacalcio forse. La Juve sta cercando un centrocampista forte, no? Se sfumasse Pogba, se sfumasse Dombele, se sfumasse Rabiot, con Sarri in panchina, non escludo che il Napoli, che la Juve potrebbe anche chiedere all'anno, non solo il Paris Saint-Germain. Ti sto facendo un esempio di come il mercato, che oggi sembra fatto in un modo, magari fra una settimana, 10 giorni, cambia scenario. O no? Ilicic, che Napoli in questo momento ha bloccato, magari Gasperini, come credo, firma il triennale e Ilicic magari decide di seguire Gasperini a Roma. No? Cioè, ho fatto degli esempi, però ripeto, sono solo gli esempi, però magari la Juve andrà sul profilo più importante di all'anno, però è un giocatore che piace molto a Sarri e così anche Italia, quindi magari Sarri, se va alla Juve, la Juve gli dicesse Pogba non riusciamo a prenderlo, Rabiot va da un'altra parte, Dombele abbiamo una concorrenza più forte, faccio un nome, non escludo che Sarri possa fare il nome di Allan, no? Così come non escludo che come terzino potrebbe anche fare il nome di Sai. Ci sono giocatori che comunque sono legati all'allenatore, che l'allenatore stima e che potrebbe anche chiedere. Magari oggi invece non fanno parte della lista della Juve perché magari la Juve sta pensando ancora all'allenatore, non so se sarà Sarri o Pochettino, però per dirti qui è tutto molto aperto. Però ultima... il Napoli è, sì, è molto caldo su tante centrocampiste e questo mi fa pensare che ne prenderà due. E poi ecco, proprio sui centrocampisti, Ciro, volevo chiederti per salutarci. Poi mi dicono che Veretout potrebbe arrivare anche per Stall, potrebbe essere anche un'operazione indipendente da Alla. E arrivano questa sempre due a quel punto, cioè, se arriva Veretout. Mi dicono questo, mi dicono che Veretout potrebbe arrivare a prescindere da Alla, così come il nome di Di Lorenzo è un nome molto caldo, forse evidentemente hanno difficoltà a chiudere per Trippier e Hernandez e quindi Di Lorenzo, un nome molto caldo, la prossima settimana potrebbero sedersi intorno a un tavolo Corsi, Giuffredi e De Laurentiis. Quindi insomma, per quanto riguarda il centrocampo, ci sono dei nomi che potremmo mettere in pole position a questo punto? Io penso che Veretout è un nome che è sicuramente, insomma, da sempre in pole position. Malinotto. Poi c'è il giocatore del Genk, che è sicuramente un nome che è seguito, e poi con l'Empoli padre di Lorenzo potrebbe rientrare in un'operazione economica anche Bennacer, che magari ti butta dentro Corsi, che in questo momento era un po' uscito fuori dai radar, però magari se fai un'operazione con l'Empoli magari potrebbe, capito, prendi due e paghi uno o uno e mezzo, e quindi anche questo, visto che sempre che Almendra poi, capito, sfumi, perché Napoli è ancora sul mentre, però non può pagare la causa, quindi questo è comunque un altro nome da mettere dentro, così come Forlan. Se Forlan, come dico da sempre, cambia idea e accetta l'offerta fatta a gennaio di 1,5 milioni, anche Forlan diventa dentro. Sono questi più o meno, penso, i centrocampisti, mentre per Elmas mi confermano la Castel Volturno che è un profilo seguito, ma non mi risulta molto caldo, un po' come quello del francese Bogero, cioè sono giocatori seguiti, ma non ci sarà un proseguo, insomma, cioè, sono seguiti, ma insomma, diciamo che i nomi più caldi sono quelli che ti ho fatto. Se non ci sono altre novità, Ciro, ci salutiamo allora. Sì, appuntamento come sempre tutti i venerdì alle 23 per la penultima puntata di Calcio al Mercato, in diretta a Rai Sport alle 23 con me, Paolo Paganini, Pierpaolo Marino e tutti gli amici della banda. Tutto chiaro, grazie Ciro. Ciao Ciro. Ciao Rita. Ciao, baci. Baci, sono pronto per l'esterno. Come sono belli. Ok, meno male, mi ha anche rincuorata che è pronto per l'esterno. Perfetto, ecco. Perfetto, insomma, quindi cerchiamo di portare anche le telecamere in quell'occasione. Per il momento le mettiamo in stand-by, 2 secondi di pausa, torniamo tra pochissimo. La moca, la cocumella, il cuppetello, ognuno a Napoli tiene un segreto per fare un buon caffè. Anche io ne ho uno. Lollo Caffè. E con l'ollina diventa facile. E buono era.
Ragione, fa freddo, eh? Fa freddo. Ormai si passa direttamente dall'estate all'inverno. Antonio! Che è successo? Si è rotta la caldaia. Chiamate un tecnico. Ragione, io ci parlo con le caldaie. Permesso. Lui ci parla. Oddio! Non ti so capiti. Ma tu con la caldaia non ci parlavi? Ma la vostra parla cinese. Ci vuole una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti, completa di fornitura, installazione e collaudo a 20 euro al mese. E sono velocissimi. E per la revisione annuale della tua caldaia a gas, che cosa aspetti? Con Corvino Impianti la manutenzione annuale della tua caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti. Scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti. Clima, riscaldamento, idraulica. Premio Malafemmana 2019, quindicesima edizione. Napoli premia i protagonisti dello sport e dello spettacolo. Una serata magica che accende i riflettori sulle eccellenze della nostra città. Premio Malafemmana, lunedì 3 giugno a Villa Doria. Femmana, tu sei una mala femmana, chi stuocchi è fatta chiama, lacrime infamita. Femmana, tu sei peggio una vipera. Ed eccoci ben ritrovati in studio Calcio Napoli 24 Live. Riascoltiamo le parole di questa mattina dell'agente di Paul Lirola, Bruno Zandonati. È stato
possibilista, questo lo possiamo dire, è uno dei profili sondati dal Napoli, c'è l'interesse del Napoli, ha provato a fare anche un po' il gioco del mercato, ammettendo, smentendo, riascoltiamo le sue parole qui in esclusiva, a Calcio Napoli 24 Live. Buongiorno, e andiamo a dare il nostro buongiorno a Bruno Zandonari, agente di Paul Leriola, in collegamento telefonico. Buenos días, Bruno. Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, antes de todo muchos cumplidos por lo que hizo Paul en ese año, está bajo el ojo de todos, su temporada fue muy, muy bonita, 37 caps, como dicen en Inglaterra, dos goles, siete asistencias, lo hizo de verdad muy bien, está creciendo el que tiene solo 21 años. Yo te voy a hacer unas preguntas en español y luego decir tus respuestas por los que nos siguen en italiano. Antes de todo quiero saber más propiamente de eso, de su temporada, o sea, cómo está creciendo, cómo está trabajando, o sea, en qué dirías que está trabajando más, que tiene que mejorar, en qué dirías que son sus puntos más fuertes. No, Paul ha hecho una extraordinaria temporada. Ha jugado, la verdad, que un nivel muy alto. Después de tres temporadas en Sassuolo, donde ha jugado, salvo el año pasado por lesión, pero ha jugado prácticamente todos los partidos. Siendo un chico del 97, está casi en 70 partidos de Serie A, que es algo muy complicado, muy difícil. Para un defensor joven, jugar en Serie A siempre es difícil y él lo ha hecho muy bien durante estos tres años, y este último ha jugado a un nivel, la verdad, que altísimo, ¿no? Ha tenido suerte porque la verdad que los entrenadores que ha tenido Paul en Sassuolo han sido muy buenos y han apostado siempre por él. Este año especialmente el sistema de juego del equipo era muy bueno para él, porque era un equipo que ha jugado, la verdad, muy buen fútbol. Tácticamente y futbolísticamente Sassuolo es un equipo que intenta jugar siempre la pelota y eso para un jugador de las características de Paul está muy bien. Y después Paul es un chico que tiene un físico privilegiado, un físico que le permite jugar en un carril muy largo y después le permite pues tener las condiciones para poder jugar prácticamente en cualquier equipo que juegue un fútbol ofensivo. No sé si quieres traducir ya. Ya es bastante largo. Empiezo a traducir, Bruno. Gli abbiamo chiesto di raccontarci la stagione di Lirola e ci ha parlato ovviamente di quello che è stato il suo impatto, grande soddisfazione, 70 partite già in Serie A, con un'età molto molto insomma giovane, tuttavia soltanto 21 anni, fa molto bene in una squadra come il Sassuolo che appunto dopo 3 anni ha maturato questa sua attitudine offensiva sempre di più e ovviamente questo non può che agevolare Paul. Perché? Perché ha un fisico, ci diceva Bruno, che gli permette di fare il lavoro del terzino in un certo modo ed è questo che lo ha aiutato. Bajo ese perfil, ahora que ya tiene 3 años en el Sassuolo, ¿dirías que está listo por el nivel siguiente? Vamos a decir, no sé, por la Liga de Campeones o también por la Europa League, por unas competiciones europeas. ¿Cómo te imaginas en ese momento su proceso de crecimiento? El tema importante es que Paul ya jugó Europa League, uh-huh. De hecho marcó un gol contra Atlético de Bilbao muy bonito, el primer gol de la historia de Sassuolo en Europa League lo marcó Paul. Yo creo que él sí, obviamente está preparado para jugar en Europa, pero nosotros estamos muy tranquilos porque Paul está contento en Sassuolo. Sassuolo es una escuadra muy especial, donde el trato que tiene es muy muy bueno, el club los cuida mucho a los jugadores y bueno, si hay que dar un next step,
lo va a dar sin ningún problema porque está preparado y tiene condiciones para ello, pero de momento estamos muy tranquilos en Sassuolo. Déjame traducir, Bruno, gli abbiamo chiesto ovviamente rispetto a quello che è il futuro, cosa si aspetta, come immagina il suo processo di crescita adesso che ha disputato tre stagioni con il Sassuolo. Abbiamo chiesto se se lo immagina in Champions League, se se lo immagina in Europa League. Lui giustamente ha sottolineato come già abbia calcato i campi dell'Europa League, segnando anche un gol contro l'Athletic di Bilbao. È un arrivato, se arrivasse il momento dello step successivo, chiaramente si dice pronto, però ci ha tenuto a specificare: guardate, noi con il Sassuolo ci troviamo abbastanza bene, Paul si trova abbastanza bene al Sassuolo e quindi non c'è motivo per pensare eccessivamente a quelle che potrebbero essere altre situazioni. Ciro. Però, por otro lado, Paul sì? Tiene nivel para competir en Champions League, de eso no hay ninguna duda. Uh-huh. Y creo que, bueno, en algún momento va a dar el next step, ¿no? Claro. Pero con calma y paso a paso. Sì, ci ha detto già ha il livello insomma necessario per poter competere in una competizione come la Champions League. Sopra questo aspetto non ci sono dubbi, però sta bene anche con il Sassuolo. Ciro. È cresciuto tanto sicuramente grazie al lavoro di Roberto De Zerbi, tant'è che è entrato nel mirino anche del Napoli. Ecco, se ci sono stati magari contatti con il Napoli, perché da quello che sappiamo, in un certo senso, il calciatore piace tanto a Cristiano Giunto. Bruno, mi collega a Milano, te pregunta... Sì, lo entendi. Ah, lo entendiste? Perfetto, entonces, a ti. Sì, no, il lavoro del mister ha sido espectacular, lo ha ayudado muchísimo. El mister trabaja muy bien tanto la parte táctica como todo el trabajo con la pala y el trabajo de que los laterales ataquen mucho. Y sí, por supuesto que la opción de Nápoles sería para nosotros una opción muy bonita, pero a día de hoy Paul es jugador de Sassuolo y está tranquilo y de momento continuaremos ahí si no hay novedad. Bruno, si puede repetir si hubieron contactos con el Nápoles. Me has dicho que no hubieron, ¿verdad? No. Vale, voy a traducir. Gli ha chiesto Ciro Novellino di raccontarci anche l'influsso, l'influenza di De Zerbi sul processo di crescita di Lirola. Ci ha risposto Bruno, ovviamente il mister è un tipo di allenatore che lavora molto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico, tattico, e quindi ha aiutato molto Paul nel suo processo di crescita. Smentisce contatti con Giuntoli, però apre a quello che sarebbe un piacere, ovviamente, poter giocare in una squadra come il Napoli. Sería un placer también poder estar entrenados por un entrenador como Ancelotti, Bruno. Sí, no. Carlo es un entrenador top y un entrenador muy especial. Así que eso siempre sería un honor y un privilegio, pero con mucha calma. No tenemos ninguna prisa. Paul es un chico muy joven. Y cuando tenga que llegar el momento, llegará. No hay ninguna prisa en ese sentido. Claro. Para mí sería muy... A mí me gusta mucho Napoli porque soy argentino. Ya. Yeah. Y para todos los argentinos... Los argentinos lo hicieron bastante bien aquí. Tienen suerte. Por eso. Yeah. Maradona y San Gennaro para nosotros son importantes. Para nosotros también, Bruno, te lo puedo jurar. Aquí también todavía hay imágenes de Maradona por la ciudad. Déjame traducir tu respuesta. Ci ha detto, per quanto riguarda ovviamente la possibilità di essere allenato da Ancelotti, ovviamente un allenatore come Carlo Ancelotti può far bene con un allenatore con un profilo come quello di Lirola. Ci sarebbe sicuramente il piacere ad essere allenati da Ancelotti. Ma ribadisce ancora, non c'è fretta, occhio, anche se dal punto di vista di Bruno, essendo lui argentino, ovviamente ama Napoli, e, insomma, proprio per il fatto, ecco, questo legame che si è venuto a creare da Maradona, ma anche da prima, con quello che è stato tra Napoli e l'Argentina. Rita. No,
più che altro mi chiedevo da che valutazione si parte, soprattutto anche per un aumento di ingaggio, più o meno su che cifre siamo, perché sappiamo che comunque Aurelio De Laurentiis ci tiene tanto anche a far rientrare e quadrare sempre i conti. Te la vuoi a poner más suave, de como la historita, te va a pedir más o menos sobre la evaluación que hace el Sassuolo de Rirola. ¿De económica? Sí. No, yo creo que el valor de Paul, Sassuolo compró a Paul en, creo que eran 7,5 millones, y por tanto habría que ver cuánto lo quiere, pero no nos hemos reunido con Sassuolo para valorar el precio. Sassuolo es una escuadra que tiene muy buena vinculación con todos los clubes de Italia. Ya, verdad. Y normalmente los clubes hablan de uno con otro. Con Sassuolo siempre el trato es muy directo. Déjame. No hay una valoración económica de mercado a día de hoy. Claro, entiendo, entiendo. Ci ha detto Bruno che all'epoca il Sassuolo l'ha comprato per 7 milioni di euro, quindi sicuramente adesso il prezzo del cartellino sarà maggiore rispetto a quella cifra. Para mí, Bruno, también el quizás el doble de 7 milioni, va a pedir el Sassuolo. Sí, però esa es mi opinione. Meno. Pero no, no es nada oficial, porque claro, no hay claro. Una reunión con Giovanni, por tanto no hay ningún precio marcado ni nada. Non c'è una valutazione ufficiale, dice Bruno, più o meno forse potrebbe essere, sì, quello è il prezzo, circa il doppio di quanto l'ha pagato il Sassuolo, siamo sui 13 milioni di euro. Bruno, eso non so se me lo puedes desmentir, io lo voy a intentar lo mismo, perché la verdad es que sé que unos equipos de Europa, de otros equipos que juegan la Liga de Campeones, eso sí, han intentado ponerse en contacto contigo por Paul, también equipos de la Europa del Este. Sí, la realidad es que en el mercado actual hay muy pocos laterales y por tanto es una posición por la que siempre hay interés. Paul es un chico que tiene muy buenas características y que es joven y por tanto hay muchos clubes que están interesados en él. Pero no hemos avanzado con ninguno y por tanto a día de hoy somos jugadores de Sassuolo y estamos claro. Muy tranquilos en Sassuolo. Solo, bueno, déjame antes traducir, ya habíamos chiesto sí, obviamente di quello che è il suo il valore, no, di Lirola, apprezzato un po' in tutta Europa. Chiaramente molti club, e questo non ha potuto smentircelo, si sono interessati a Lirola, perché in questo momento non ce ne sono tanti di laterali sulla fascia destra e quindi è effettivamente un mercato fervente sotto questo punto di vista, servono dei profili come quello di Lirola. Però su preferenza qual seria? Perché per esempio io escuché de Shakhtar, vamos a decir un nombre en casualidad. Y su preferencia, ¿cuál sería? ¿Quedarse en Italia o intentar una aventura en el extranjero? Paul ahora mismo, las ligas a las que él podría ir son Italia, Inglaterra, España o Alemania. Entonces, no Ucrania. No. Vale. A día de hoy. Paul tiene propuestas hay interés de equipos importantes de estas ligas y a partir de ahí veremos si se concreta alguna o Paul queda en Sassuolo. No lo sabemos todavía. No hay una preferencia entre extranjero e Italia, de momento. Si pudiera estar en Italia, para Paul está muy bien, porque claro. Está muy cómodo en el país. Y obviamente a él le gusta mucho Italia, se fue muy joven, pero por ejemplo jugar en España también es una cosa que le puede gustar. Su familia es de origen alemán, así que él tiene nacionalidad alemana y habla alemán, también podría ser una opción. Y obviamente España es el lugar donde ha nacido y por tanto no descartamos ninguna posibilidad en el caso de Paul. Yo lo vi jugar unas veces contra el Nápoles y me ha impresionado mucho, así que yo también, o sea, está también en la sub-21 de España, o sea, lo está haciendo muy bien. Y te agradezco hoy, Bruno, por estar aquí con nosotros. Gracias y ayudarnos en nuestra análisis. A mí me gusta un montón y mucha suerte por el futuro.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo a ti, un saluto a Bruno Zandonati, agente argentino di Paul Lee. Erano queste le parole di Bruno Zandonati, agente di Paul Lirola. Arrivano anche altre parole, qui in realtà dobbiamo andare al touch, caro Marco Gis, per poterle leggere assieme a chi ci sta seguendo in questo momento. Adesso Bologna, Mihajlovic. Ma guarda, legge anche piccolo. Vogliamo battere il Napoli e fare il record di punti. Abbiamo 4 indisponibili, affrontiamo la squadra più forte dopo la Juve. A tua Juelita. Voglio vedere se adesso riesci a leggere anche quello. È una sfida. Voglio lasciare spazio a Rita. Lasci spazio a manco, me. Manco fosse venerato. Allora, vai. Leggo io nel dettaglio che cosa ha detto l'allenatore del Bologna. Dice che domani appunto sarà una partita molto importante. Siamo già salvi e già questo viene considerato un miracolo. Ma se vinceremo domani batteremo il record dei punti e potremo quindi arrivare decimi in classifica e a quel punto diventerebbe un capolavoro. Questa cavalcata resterà non solo nella storia del Bologna ma anche del calcio italiano. Abbiamo una buona motivazione quindi per vincere domani. Non sarà facile perché affronteremo comunque la squadra più forte d'Italia dopo la Juventus. Abbiamo preparato la partita come tutte le altre, la affrontiamo come se fosse la più importante di tutte. Cercheremo di lavorare come abbiamo sempre fatto, speriamo di vincere e poi parleremo di quello che sarà appunto il futuro. Mi concentro solo sulla gara di domani. Queste le parole mancheranno di Mihajlovic, mancheranno giustamente Polivera, Sansone e Martiello. Gli altri sono a disposizione. Domani una partita divertente, questo sì. Sì, beh, Bologna vuole comunque fare il record di punti, il Napoli vuole superare quota 80 vincendo appunto il match di domani. Diciamo che è l'unico motivo che può tirare per le due squadre un po' di attenzione in più e un po' di voglia di vincere in più, perché alla fine è l'ultima di campionato, perché alla fine non conta più nulla ed è una partita che non dico che è la partita del giovedì perché si gioca di sabato, però no, sai, sì. secondo me c'è sempre la voglia di far bene, sai, me fossimo in rosa io e te domani debutteremo. Ecco, tu dici, ecco, io ho qualche dubbio, ma non perché siamo scarsi. Io faccio il gol. Andiamo di nuovo al telefono, andiamo a dare il nostro buon pomeriggio a Dino Fava Passaro, che conosce molto bene entrambe le realtà. Buon a pomeriggio. Proposito di gol. Ecco. Ciao, buon pomeriggio Dino. A voi. Ciao Dino. Ben ritrovato Dino, e come dice Ciro Novellino al mio fianco, domani è una partitella di giovedì spostata a sabato, o in genere magari, provavo a suggerire io, c'è sempre l'opportunità di mettersi in mostra, di provare a mostrare qualcosina. Ma guarda, quando giochi sinceramente cerchi di fare sempre il tuo dovere fino alla fine, quindi non penso che sia una classica scampagnata, ci tieni sempre a far bene. E quindi ovviamente ci aspettiamo almeno una partita divertente, visto che entrambe le squadre hanno già raggiunto i propri obiettivi per quanto riguarda la stagione in corso, e quindi magari almeno lo spettacolo potrà beneficiarne. Ma a proposito di attaccanti, giustamente diceva il nostro Ciro Novellino, tu ne sai qualcosa. Milik secondo te è l'attaccante ideale per questo Napoli, per il modo di giocare di Carlo Ancelotti, oppure no? Sì, a me Milik piace tantissimo, è un attaccante che ha delle qualità molto molto belle, però sinceramente servirebbe un altro attaccante che lo sostituirebbe nei momenti che lui non c'è, per come lo vedo io, naturalmente. Ecco Dino, però il Napoli ovviamente sul mercato cerca un'alternativa che possa appunto tornare utile durante la prossima stagione ad Arkadiusz Milik, ma secondo te però il Napoli ha bisogno di un'alternativa a Milik o di un calciatore che appunto possa diventare il titolare e quindi rendere Milik l'alternativa? Sì, sono d'accordo, più sulla seconda che hai detto. Al Napoli servirebbero 2-3 acquisti veramente importanti per fare la differenza sia in campionato che in Coppa, quindi se il presidente vorrà fare questo sforzo, come poteva farlo l'anno scorso, come poteva farlo 2 anni fa, quel piccolo sforzo che fa fare grande il Napoli, insomma, quindi io lo spero, figurati. Quel centesimo per fare l'euro, dico sempre io. Ah sì, è vero. Dino, nelle ultime ore si sta parlando della possibilità di vedere l'anno prossimo Sarri come allenatore della Juventus. Tu che conosci molto bene la piazza napoletana, secondo te i tifosi a questa notizia come reagiranno? Non bene, secondo me, non bene. Stavo pensando proprio a quello oggi quando ho letto qualche quotidiano. Si
dimenticare. Sinceramente, con tutto il bene e il bello che ho fatto fare a Napoli, purtroppo sicuramente qualche malumore lo crea. A te? Insomma, come la prenderesti, ecco, visto che comunque conosci il calcio, vivi lo spogliatoio, hai sia la passione di un tifoso sia ovviamente la professionalità di un, appunto, di un professionista del pallone, come andresti ad analizzare la situazione? No, a me, io che amo il calcio, naturalmente fare lo voglio vivere in Italia, quindi figurati, naturalmente per il tifoso, quello passionale, sicuramente sarà un colpo al cuore. Eh beh, effettivamente non possiamo che essere d'accordo con te, Dino. Grazie per essere stato oggi con noi. Figurati, arrivederci. Ciao, Dino. Saluto ed un ringraziamento all'ex attaccante di Bologna e Napoli, Dino Fava Passaro. In questo momento, tu che lo sai, impegnato col Giuliano, giusto? Sì. Ha vinto il campionato col Giuliano, che era arrivato a pari punti contro la Frattese. Festeggiato al Menti, e quindi siamo riusciti anche oggi a dire la parola Juve Stabia. Lo spareggio al Menti contro la Frattese. L'avevamo già detta la parola Juve Stabia con Scozzarella. Ecco. Sei stato distratto. Ecco. Visto? Quindi è riuscito a infilarla, mi hai fregato, insomma, cioè, questa volta non me ne sono neanche accorto, sono talmente assuefatto alle tue incursioni stabiesi, al di là insomma dello scherzo. Complimenti anche, ecco, meno male che ce l'hai detto, eravamo in pensiero, al di là sempre insomma dell'ironia, complimenti alla Juve Stabia per la promozione in Serie B. Chissà che non si possano andare ad instaurare dei discorsi di mercato, a quel punto Ciro, poi voglio proprio degli aggiornamenti live da parte tua. Ma gli aggiornamenti live al momento non se ne parla. No, non si parla di mercato, ci sono altre problematiche da risolvere in società. Insomma, e qui ci fermiamo, magari le andremo ad approfondire. Leggiamo qualche creare la suspense. Sì, leggiamo qualche messaggino di Lorenzo. Giocare in destra, Hernandez a sinistra, faceva notare Mister Bambucia. Non sono di Lorenzo e Caputo andranno alla Juve con Sarri. Ecco, qua mi sa che il nostro Carmine comincia a trollarci, come si dice in gergo, nel gergo di internet. L'anno buono, voglio scorrere qualche messaggio, magari qualche domanda proprio per da girare al nostro Ciro. Ecco, un po' di scontento per quanto riguarda, o meglio non scontento, sfiducia per quanto riguarda Ilicic. Sembra un colpo facilmente raggiungibile, anche se come dire, economicamente non credo, cioè io penso che il Napoli lo prenda quando voglia, ecco. Sì, io penso che se il Napoli vuole affondare il colpo lo affonda e lo porta a Napoli. Secondo me però Ilicic non è la prima scelta, probabilmente si vuole attendere fino alla fine per capire se Lozano può essere appunto un calciatore da portare a Napoli il prossimo anno. Attenderà, ci sarà tempo per quel ruolo, lì non c'è fretta, le priorità in questo momento secondo me sono altre. Jasnik, ho visto Malinowski, non è male, il centrocampista che non abbiamo, mobile, veloce, di inserimento e bravino come regista. Trova il tuo accordo, Ciro? Sì, è un profilo, però ripeto, anche in questo caso, secondo me anche lì ci sono altri profili che vengono prima di lui. È un po' come il discorso dello scorso anno quando andò via Maggio e serviva un esterno basso a destra. Napoli prese in considerazione molti profili e alla fine arrivò Malqui, che non era sicuramente la prima scelta. Una domanda per lo studio, Mister Bambucia, secondo voi Schick per quanti milioni si può prendere? Ma Schick non penso che serva a Napoli, però. Cioè, qual è la sua valutazione? Almeno visto lo Schick, visto che la Roma l'ha pagato 25 milioni adesso. Io penso che la Roma 25-30 milioni. Io penso che la Roma non lo svenda, sicuro. No, secondo me siamo sempre su quella cifra. Almeno i 20 milioni. No, anche di magari più. Quella stessa cifra. Anche la stessa cifra. Ma sicuramente poi un profilo che non interessa al Napoli, ma non serve al Napoli Schick. Più che altro molto difficile andare a trattare con la Roma in questo momento, e sicuramente Napoli non andrà ad investire in maniera così importante per un calciatore che il campo quest'anno l'ha visto e non l'ha visto. Infatti Mario Esposito gli fa eco, dice: dalla Roma prenderei il Shaarawy. Allora, lì sì, però più grandicello, molto. Però il discorso è anche tu hai Callejon e gli stai rinnovando il contratto, quindi poi il Shaarawy arriva per giocare, non arriva per sedersi in panchina. Fermiamoci, siamo arrivati alla fine quest'oggi. C'è un altro messaggino, abbiamo ancora qualche secondo, lo possiamo leggere. Van de Beek, è proprio impossibile? Van de Beek, proprio impossibile. Sì,
Sì. 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 Possiamo dire che non è accostabile al Napoli. Andiamo a fare false speranze ai tifosi, ragazzi. Esatto, esatto. Vabbè, poi magari saranno il mercato, nessuno, nessuno ha chiesto Cavani, nessuno ha chiesto Benzema, stiamo riuscendo. Grazie. Stiamo crescendo. Oggi è il compleanno di De Laurentiis, ci sono tutti i vero. Magari facciamo gli auguri al presidente, però nessuno ci ha chiesto di Cavani oggi. Mi sto preoccupando. Meglio, significa che magari Di Mato si avvicina. Sai che lo diciamo noi, conta quel che conta, possiamo ispirare fiducia come non possiamo ispirare fiducia. Ma che lo dica Ancelotti, finalmente i calciatori che guadagnano 10 milioni all'anno, magari Ancelotti ispira un po' più di fiducia. Ecco. Ma può darsi che Cavani si abbassa. Meno male, meno male. Ah, tu dici che Cavani si abbassa lo stipendio, certo. A Cavani non piace, non piace. Grazie da Rita Cocca. Grazie a te Vincenzo Casellino, grazie Ciro. Grazie anche a voi, a Ciro ragazzi. Novellino, insomma. Grazie al nostro Marco Gis. Domani non ci ritroveremo ovviamente essendo giorno partita con Calcio Napoli 24 Live, quindi l'appuntamento lunedì prossimo, comincia la nuova settimana, comincia finalmente a questo punto il mercato, entra nel vivo alla fine della stagione. Ma e noi saremo qui per raccontare. Fino adesso non ne abbiamo mai parlato. No, finora non, insomma, giusto qualcosina. A lunedì puntuali sempre con Calcio Napoli 24 Live. Passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questo.